Buonasera. Allora, partiamo subito da un fatto. Vediamo il voto e come ha detto sì al governo Letta Silvio Berlusconi. Guardiamolo insieme. Abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Allora, la faccia di Berlusconi è la faccia di un uomo rassegnato, quasi piegato al corso degli eventi. Ma guardate anche la faccia dei deputati del Partito Democratico, che sono spiazzati completamente da questa mossa, evidentemente. Lo vediamo insieme, Rinaldo, dalla regia. Mi mostri per piacere cosa è accaduto qualche secondo dopo sui banchi del centro-sinistra. Avevano delle facce molto rassegnate. Il Partito Democratico voteranno con convinzione la fiducia Rientriamo. Al Presidente Letta. Rientriamo. Era importante guardare le facce di questi parlamentari, spiazzati anche loro dall'altra mossa del Caimano. Evidentemente la politica non riesce più a capire lo stesso pasticcio che ha creato. E questo è un fatto incredibile. Viene da pensare che l'unico felice è Enrico Letta e tutta la rete è tutta la rete che lo ha appoggiato. Allora, vediamo subito, mentre chiedo alla regia di andare, farmi vedere in diretta le immagini che arrivano dalla Camera dei Deputati, perché si sta ancora votando, anche se ovviamente è un voto scontato, stanno procedendo. Allora, io vedo anche Stefania Cioce. Stefania Cioce in collegamento da Roma. Stefania, ci sei? Sì, ci siamo. Sono io insieme al deputato del Partito Democratico Simona Bonafè. Come dicevi tu, dentro a Montecitorio si sta ancora votando la fiducia al governo Letta, fiducia ovviamente che sarà scontata. È stata una giornata frenetica, ci sarebbero tantissime cose da raccontare e le racconteremo. Stasera fiumi di riunioni ovunque, ci sono i gruppi dei dissidenti, alla Camera come al Senato, si parlava di pochi numeri, invece addirittura sembra che Formigoni abbia tanti numeri, abbia una settantina di senatori che si riuniscono questa sera per parlare. È un numero veramente grande, però questo è il numero che circola. Andremo ovviamente a verificarlo. Intanto, visto che abbiamo ospite Simona Bonafè, io le chiederei subito se è soddisfatta di come è andata la giornata, se questo governo esce rafforzato, questo governo Letta, o se questa mossa del Caimano in qualche modo vi mette in difficoltà o non era proprio quello che vi aspettavate. Ma senta, intanto le direi che soddisfatta proprio no, perché abbiamo assistito all'ennesima buffonata di Berlusconi di cui gli italiani avrebbero fatto volentieri a meno. È da 5 giorni che siamo in queste condizioni. Io penso che l'Italia abbia bisogno invece di un governo che fa le cose e che non perde tempo dietro a questi rimpalli, fiducia sì, fiducia no, e stamani la fiducia non c'era e poi c'è stata. Insomma, l'ennesimo balletto, l'ennesima buffonata. Spero che si chiuda questa pagina. E ecco, spero che da domani non ci siano più ricatti e che il governo possa cominciare a lavorare, a fare le cose di cui ha bisogno questo paese. Allora, i ricatti conferma... non li escludete da domani però? No, sì? Sì, no, volevo intervenire. Onorevole, lei mi conferma che la faccia era la faccia di parlamentari spiazzati, assolutamente spiazzati dall'atteggiamento di Berlusconi, da questa mossa? Ma spiazzati, più che altro increduli, perché le ripeto, mi è sembrata una sceneggiata di cui anche io personalmente avrei fatto volentieri a meno. Guardi, Zanda stamani, aveva un discorso diverso? Stavamo discutendo il decreto cultura. Come? Zanda aveva un discorso Zanda aveva un discorso diverso, aveva già scritto un discorso diverso? Ma le ripeto, è stata l'ennesima buffonata, e d'altra parte mi pare di poter dire che oggi abbiamo una nuova maggioranza, perché comunque si sono formati dei gruppi alla Camera, al Parlamento, e ecco, per quello che le posso dire da parlamentare, che mi auguro che si proceda a lavorare seriamente, ecco, questo è il mio auspicio, ma per il bene di questo Paese, perché guardi, non è che questi giorni non sono costati niente, in termini di spread, in termini di credibilità,
credibilità del nostro paese, cioè cominciamo a dire anche queste cose, insomma. Io le ripeto, stamani cercavo di dire prima che ero in aula a votare il decreto cultura, ecco, queste sono le cose che dobbiamo fare, no? Sulla cultura, sulla formazione siamo tornati a investire, questa è la strada che dobbiamo prendere. Questi continui balletti e queste continue così riuso questo termine, queste continue buffonate non ci fanno bene, non fanno bene all'Italia, non fanno bene alla politica. Onorevole, però il problema è ecco, uno. Ecco, sulle facce sgomente. No, scusa Stefano, il problema è uno, che se sono buffonate, allora il capo di queste buffonate è però ancora un vostro alleato. Come riuscirete? No, perché no, aspettate, per piacere. Come riuscirete a rendere compatibile ormai una cosa che vi è scoppiata assolutamente in mano? Ma guarda, io non credo ci sia scoppiata in mano. Adesso vediamo appunto da domani che cosa riuscirà a fare questo governo. Ecco, io penso che se riuscirà a mettere in campo quelle riforme di cui ha bisogno il paese, saremo contenti tutti. Però mi risponda, onorevole. La vedo così, cioè penso che... Le piace o non le piace avere Berlusconi come alleato? Ma guardi, mi piace o non mi piace, non è questo il tema. Io credo che oggi Berlusconi sia uscito fortemente ridimensionato. Il tema non è quanto mi piace Berlusconi a me, il tema è quanto questo governo riesce a fare e riuscirà a fare nei prossimi giorni le riforme di cui ha bisogno questo paese. E allora se le domande, riuscirà? Bene, continueremo ad andare avanti con determinazione. Le domande, allora, io ci spero riuscirà? Di sì, questo lo vedremo chiaramente. Io spero di sì, questo lo vedremo. Le dico anche che però con oggi vorrei che si mettesse un punto alla politica dei ricatti, perché abbiamo dimostrato che con i ricatti non andiamo da nessuna parte, quindi vorrei che si aprisse una pagina nuova. Io lavorerò per questo. Onorevole, io la ringrazio e l'aspetto qui in studio qualche volta. Bene, arrivederci, buon lavoro. Grazie mille, andiamo a Palazzo Grazioli dove c'è Filippo Barone. Filippo, ci sei? Buonasera, sì, buonasera. Eccoti, ciao Filippo. Allora qui c'è, qui sembrerebbe esserci in corso un vertice, perché sono arrivati Gianni Letta, l'avvocato Ghedini, Brunetta, Miccichè, Gasparri e si vede c'è un certo movimento di macchine e la compagna di Berlusconi, Federica Pascale, è andata a cena da sola. Francesca. Sembra prepararsi, apparecchiarsi. Francesca Pascale, pardon, sembrerebbe apparecchiarsi una notte di lavoro, perché per quanto se ne dica, per quanto si dica che tutto è pacificato, in realtà è atteso un chiarimento, è atteso soprattutto l'arrivo di Angelino Alfano per vedere se si scioglie un po' allora, questa rottura veramente e non soltanto sulla Filippo, carta. Filippo, chi c'è adesso a Palazzo Grazioli? Me lo ripeti per piacere? Chi c'è? Allora, sono arrivati Miccichè, Gasparri, Gianni Letta, l'avvocato Ghedini e Brunetta. Ok, ovviamente se riuscissi a beccare qualcuno al volo io ti do immediatamente la linea. Tienici aggiornato su questi movimenti di Palazzo Grazioli, perché io penso che molto in contropiede il gruppo dei berlusconiani è stato preso dalla forza del gruppo Alfano, Lupi e tutti gli altri. Giusto? Resta da capire, infatti, assolutamente, resta da capire innanzitutto se manterranno fede al proposito di costituire un gruppo al Senato, cosa che ancora non è stata del tutto chiarita. Penso proprio di sì, Filippo. Andiamo, scusa, andiamo ancora alla Camera dei Deputati perché il voto è terminato, ok fiducia, era facilmente prevedibile, ok fiducia a Enrico Letta con 435 sì. Vediamo appunto le immagini che arrivano dalla Camera dei Deputati. Però io, prima di ritornare ai collegamenti e alle piazze, direi di cominciare con il nostro scanner e per introdurre i nostri ospiti. Via! Flavio Tosi si guadagna da vivere come sindaco leghista di Verona. È famoso per essere l'unico padano che ha fatto pace con il tricolore. Il suo peggior nemico è Bossi quando fa il celodurista fuori tempo massimo. Antonio Di Pietro si guadagna da vivere come leader dell'Italia dei Valori, costretto all'esilio dorato di Montenero. È famoso per essere stato il primo grande avversario di Berlusconi. Il suo peggior nemico è chi non vuole tornare immediatamente al voto. Massimo De Manzoni
Si guadagna da vivere facendo il vice direttore di Libero, è famoso per presidiare le roccaforti del giornalismo berlusconiano. Il suo peggior nemico è chiunque parli di macchina del fango. Andrea Scanzi. Si guadagna da vivere come giornalista del Fatto, non guadagnando abbastanza come sommelier. È famoso per l'occhio azzurro che può incenerire o fare innamorare. Il suo peggior nemico è Alessandra Mussolini, che durante una rissa in TV si è chiesta: ma chi è costui? Allora, Di Pietro, comincio da lei. Eccomi, è un Berlusconi rassegnato quello che abbiamo visto oggi alla Camera. Evidentemente rassegnato perché ha capito che non è più il dominus assoluto del centrodestra. Qualcuno direbbe non è più il padrone del centrodestra, magari lei. A inizio di trasmissione permettimi di dire una cosa. Sì. Cioè, voglio dire, tutto si può dire di me, meno che io possa essere solidale con Berlusconi. Però, voglio dire, se è successo quel che è successo, è perché in Parlamento non c'è solo Scilipoti che ci ho mandato io la prima volta, ma è pieno di Scilipoti che erano pronti e hanno fatto capire che si vendevano l'anima al diavolo. Ecco, io non sono assolutamente d'accordo sul fatto che si usi la politica per interessi personali, specie di tipo giudiziario, ma mi fanno schifo quelli che vendono il proprio voto al migliore offerente e che ieri l'ha dannato l'una e oggi all'altra. Oggi le sta un po' più simpatico Berlusconi? Oggi le sta un po' più simpatico o alla solidarietà di Di Pietro? Torno a ripetere, io contrasto di Berlusconi la ragione fondamentale perché si è messo a fare politica, perché io che lo conoscevo, l'ho conosciuto processualmente quando facevo l'imprenditore, sono e resto convinto che si è messo a fare politica per motivi personali giudiziari e non per l'interesse del paese. Questo sono convinto io e rispetto chi la pensa diversamente. Rispetto molto. Ma dopo farai le domande. Così come chiedo, ma proprio oggi io ritengo che oggi che c'è la resa di una storia personale che ho vissuto anch'io sulla mia pelle, perché oggi c'erano tanti Scilipoti pronti a tradire Berlusconi, ieri c'erano tanti Scilipoti pronti a tradire me, anzi che hanno tradito anche me. In questo senso io oggi a lui e a coloro che hanno perso rendo l'onore delle armi. Massimo De Manzoni, che impressione ti ha fatto quel discorso di 2 minuti secchi di Berlusconi? Sembrava quasi non avere neanche voglia di combattere, oppure il combattimento lo farà dopo, lo sta facendo forse adesso a Palazzo Grazioli? La seconda che hai detto, secondo me non è... Lì ha capito che aveva sbagliato, perché Berlusconi ha commesso un errore ancora sabato scorso. Forse non doveva portare la palla così avanti? No, ha fatto dimettere i ministri senza una strategia, fondamentalmente senza rendersi conto della resistenza che aveva all'interno del partito, ma ancora di più penso nel paese. Io penso che sono stati molto i sondaggi che l'hanno convinto a tornare indietro, oltre ai numeri che non si aspettava fossero di quel genere, di quella quantità che sono stati mostrati al Senato. Non è una resa, è un ripiegamento tattico che comunque ha lasciato sul campo morti e feriti, ovviamente, perché come Di Pietro parlava poco fa di tradimento, che è una categoria che in politica poi bisogna sempre maneggiare con cura, secondo me allora anche quello di Berlusconi nei confronti dei suoi falchi che ha mandato avanti fino a 2 minuti prima del discorso è stata una forma di tradimento. In realtà la politica, questo è una roba... Io infatti credo che l'ultima cosa che doveva fare Berlusconi alla fine dei suoi 2 minuti di discorso è doveva dimettersi da deputato e da Di senatore. Pietro, questo io penso. Per lei, questo io per lei penso. Berlusconi doveva dimettersi Capisco. Prima di nascere. Per ma quello. No, per me non è che doveva dimettersi prima di nascere. Beh, c'è un modo e modo per chiudere una storia. Ma io credo che questa idea di continuare a insistere su questa sua storia facendo credere che possa ribaltare una situazione che ormai è arrivata alla fine e che quindi deve semplicemente rimettersi nelle mani della giustizia, perché questo deve fare, come tutti i cittadini italiani. A voi vi dispiace, capisco che a voi dispiace, ma a me è così. Allora, una storia politica. Vediamo se riusciamo a mandare in onda una clip.
che è un fuoricampo rubato, cioè la faccia e la parola che ha detto Enrico Letta subito dopo il discorso di Berlusconi. Vediamo se riusciamo a mandarla in onda, se è pronta. Abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Allora, avete letto, cioè, il labiale dice un grande, anzi, è un grande perché fa comodo adesso Enrico Letta dire che è un grande, però diciamolo pure, oggi Berlusconi si è dovuto inchinare. Enrico Letta ha detto grande. È un grande subito dopo il... E la parola successiva qual era? No, è un grande. Un grande colpo di teatro comunque. Che lo dica Letta non è che stupisca molto. Letta è uno che prima di andare al voto disse che era meglio votare PDL che non Grillo, quindi Letta si sa benissimo che se proprio deve scegliere preferisce stare con Berlusconi che non con SEL o con il Movimento 5 Stelle. E credo che molti siano contenti di questo governo delle larghe intese. Io non credo che sia caduto dall'alto e non credo che in tanti infatti ci siano di riottosi. Per me gli stessi che hanno impallinato Prodi sono felicissimi di andare avanti e di tirare a campare. Del resto Letta sta migliorando giorno dopo giorno dal suo punto di vista. È diventato anche bravissimo a mentire in TV, come ha fatto qualche giorno fa, quando è stato... non intervistato dal non giornalista che conduce Che Tempo Che Fa, quindi non ci sono grandi novità, è un coniglio Mannaro, una sorta di versione aggiornata del coniglio Mannaro, un nuovo Forlani. Dopodiché io non riesco a vedere le stimmate dell'epica in questa giornata. Io vedo grandi esultanze nel centro-sinistra, ho sentito anche prima Bonafè dire finalmente è cambiata la maggioranza, sento la Moretti dire finalmente governiamo senza Berlusconi, sento Franceschini dire oggi è finito un ventennio. Io vorrei ricordare al Partito Democratico che Berlusconi è sempre lì, si rilassino, cioè sta sempre lì. Non è che sia cambiato tanto, e anche l'idea che Silvio Berlusconi sia finito è un refrain che si sente tante volte. Ha preso un bel cazzotto in faccia, questo sicuramente, ha sbagliato tanto, l'ultima settimana non ne ha beccata mezza, però in quel gesto che lui ha fatto, prendendo in controtempo tutti, anche i suoi stessi falchi, c'è il tentativo da una parte, vabbè, c'è il solito atteggiamento suo che quando perde porta via il pallone, come il tennista che l'ultimo game non lo gioca perché non dà la soddisfazione all'altro di vincere. Però c'è anche il desiderio di compattare il suo partito e di dire guardate che io ci sono sempre. E io non lo so se adesso la forza degli Alfano o del vero vincitore di oggi, che secondo me è Cicchito, che è il vero stratega del PDL, non lo so se la forza di quelli lì o dei Giovanardi sia la stessa che c'era stamattina. Quindi prima di dire che Berlusconi è finito io aspetterei molto. Così. Enrico Letta, Alfano, lei, Renzi, siete i giovani, molti guardano alla vostra nuova generazione per tentare veramente di cambiare il passo. Oggi ci stavano riuscendo a mettere a segno questo punto, forse ci sono anche riusciti a mettere a segno questo punto, cioè mettere un po' all'angolo Berlusconi, così come in Lega in un certo senso è venuto anche con Bossi. Allora, intanto non è che sia cambiato granché, perché il Parlamento è ancora quello e il cambiamento all'interno del Parlamento non c'è stato, perché in questo Parlamento si ragiona ancora per bande, non c'è una maggioranza. Si ragiona per bande? Per bande, nel senso, allora, le larghe intese nella politica, quella nobile, se guardiamo il mondo anglosassone anziché la Germania, le larghe intese ti trovi, cerchi di trovare una soluzione sensata ai problemi, come fecero i saggi quando Napolitano nominò i saggi all'inizio del mandato per vedere se si trovava una soluzione. E quindi con buon senso cerchi di andarti incontro. Quello sarebbe le larghe intese. Ragionare per bande invece è quando tu quell'altro lo consideri il nemico, ci sei alleato per necessità, però cerchi comunque di fotterlo in qualsiasi momento. Tant'è che Berlusconi, quando sostiene il governo Letta, immaginava, e forse lo immaginava perché magari qualcuno gliel'aveva anche fatto capire, che le vicende giudiziarie avrebbero avuto magari tempi e modi diversi. Poi gli arriva la condanna in tempi rapidissimi, che la cosa lo fece innervosire parecchio. A quel punto, secondo me, la mia analisi ovviamente, un'analisi guardandola dall'esterno, a quel punto Berlusconi comincia ad avere interesse a mandare tutto a carte 48, andare a votare prima che la giunta si pronunci, prima che ci sia l'eventuale interdizione dei pubblici uffici.
Allora a quel punto prima fa la storia dell'IMU, dove dico sì, o togliete l'IMU sulla prima casa altrimenti si va a casa. E loro dicono vabbè la togliamo. A sto punto ha fatto sta mossa sbagliandola, perché tutti hanno capito che non era legata al punto di IVA, ma era legata certo. alla vicenda sua. E quindi per questo dico le cose non sono cambiate, perché oggi tutto il Parlamento ragiona ancora fra quelli che sono con Berlusconi e quelli che sono contro Berlusconi. Basta, non c'è nessun tipo di dialogo a dove si pensa al Paese. Solo gli uni contro gli altri. Fine. Fatemi andare a Roma da Stefania Cioce. Stefania, eccoci. Allora io sono con l'onorevole Giancarlo Galano e con il senatore Corradino Mineo. Giancarlo Galano ovviamente del Popolo delle Libertà o Forza Italia? Forza Italia, adesso ci spiegherà la differenza, vabbè. Corradino Mineo, oltre che un collega, grande direttore giornalista, è del Partito Democratico. Io paragone ti lascerei la parola insieme a loro, perché io non ho il ritorno audio, quindi allora... non vi posso sentire. Intanto a Galan chiediamo subito: Forza Italia, ma esistono ancora due, cioè esiste un partito, due partiti, vi scindete, questa operazione di oggi come finirà? Perché stasera i movimenti sono tanti. La politica si dice che è l'arte del possibile, ma a me sembra evidente che i partiti siano due, che ci sia stata una scissione, che sia evidente una frattura insanabile. Dopo, se si vuole nascondere, se si vuole rimestare le carte, fare il torbido, illudere qualcuno, va bene, ma a me sembra talmente evidente quello che è successo che la domanda è perfino... Allora, Galan, io le chiedo questo... Ultonea. Galan, le chiedo questo, e però la risposta me la darà sì. dopo lo stacco pubblicitario. Ci spiega per piacere bene che cosa è accaduto nell'arco della mattinata, perché molti di voi si sono esposti, a cominciare da Brunetta, si sono esposti e hanno detto una cosa e poco dopo ne è accaduta un'altra. È successo un qualcosa. Io le chiederò ovviamente di sapere bene che cosa è successo, se ci può rivelare qualcosa che è accaduto dentro le segrete stanze, però me lo dice dopo la pubblicità. Allora, ormai è certo, il centrodestra, il PDL si dividerà, ci saranno due gruppi diversi. Che cosa è accaduto oggi? Lo leggiamo e lo vediamo proprio dal fronte berlusconiano. Abbiamo ascoltato con attenzione le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, abbiamo ascoltato i suoi impegni circa il contenimento della pressione fiscale, circa la riduzione delle imposte sul lavoro, circa l'adozione finalmente dell'impegno che l'Unione Europea, la Corte dei diritti dell'uomo dell'Unione Europea, ha voluto farci pervenire per la terza volta, mi sembra, per quanto riguarda la responsabilità civile dei giudici. E quindi, mettendo insieme tutte queste aspettative, il fatto che l'Italia ha bisogno di un governo che possa produrre quelle riforme strutturali e istituzionali di cui il Paese ha bisogno per modernizzarsi, abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Berlusconi spiazza tutti, a partire dai suoi. Voi fallirete. Voi avete dato vita ad un governicchio. Voi avete ottenuto un unico risultato sulla pelle del Paese, quello di spaccare il Popolo della Libertà. Non assisteremo a questa umiliazione del nostro partito, di Berlusconi e dell'Italia. Non ti puoi permettere di dire domani governate con il PD. Permettere, e domani date la fiducia a chi sta tagliando la testa al PD. Non ti puoi permettere di dire. Ma come che fanno noi, gli elettori a fidarsi mi devi di far voi. Parlare, guarda. Ma come fanno gli elettori? Perché vedi di. Come dire, di misurare il tuo livello di intolleranza. Ma non è intolleranza, sì, di intolleranza, è un'analisi serena. Di intolleranza, non c'è dubbio. È un'analisi Tra l'altro serena. Non ti rendi conto che stiamo facendo un favore alla sinistra straordinario. Vi ha spiazzato Berlusconi? Berlusconi, abbiamo sempre detto che era quello a cui noi chiedevamo la sintesi, una sintesi forte rispetto alle posizioni che noi avevamo detto con lealtà. E quindi noi... su questo siamo molto contenti che Berlusconi abbia fatto la sua. Non ve l'aspettavate?
Allora che cosa è successo? Berlusconi vi ha spiazzato? Vi ha spiazzato Berlusconi? No, perché l'abbiamo deciso insieme. Ma chi ha vinto? Ma come? Chi un attimo vinto? Prima eravate separati, come insieme? Juve. Vi ha spiazzato Berlusconi? Ma come vi ha? Abbiamo deciso tutti quanti insieme. Un attimo prima Brunetta aveva detto diamo la sfiducia, un attimo dopo. Ha spiazzato chi voleva rompere il Forza Italia internamente e soprattutto il PD. Secondo lei Berlusconi è contento di questa soluzione? Ma secondo voi qualcuno può essere contento ormai di fare politica in queste condizioni? Solo poche ore prima il pensiero di Berlusconi era un altro, quello consegnato in una lettera alla rivista Tempi. Gentile direttore, come può essere affidabile chi non riesce a garantire l'agibilità politica neanche al proprio fondamentale partner di governo? Enrico Letta e Giorgio Napolitano, non ponendo la questione della tutela dei diritti politici del leader del centrodestra nazionale, distruggevano un elemento essenziale della loro credibilità. Il PD, compreso Matteo Renzi, ha tenuto un atteggiamento irresponsabile, soffiando sul fuoco senza dare alcuna prospettiva politica. Resistere per me è stato un imperativo morale che nasce dalla consapevolezza che senza il mio argine si imporrebbe un regime di oppressione insieme giustizialista e fiscale. Per questo ho scelto di porre un termine al governo Letta. Silvio Berlusconi. A questo punto Napolitano potrà ancora considerare Berlusconi un interlocutore? E questa sarà una domanda che girerò anche agli interlocutori del Partito Democratico e che discuteremo anche qui. Però voglio fare un passo indietro e ritorno a Roma con Galan. Galan, mi sente? Galan, mi sente? Sì, adesso vi sentiamo. Oh. Sì, Galan, sì. Noi abbiamo trasmesso questo servizio, io penso che voi non l'abbiate potuto vedere forse a Roma, però sono state un po' tutte le tappe, abbiamo scandito tutte le tappe delle diverse posizioni delle ultime ore. C'è stato addirittura anche un tweet di Brunetta, tutto sembrava andare verso una soluzione. Poi ha cambiato idea Berlusconi, l'ha cambiata lui da solo, chi gliel'ha fatta cambiare? Soprattutto che cosa è successo realmente? No, ma adesso io non so, forse deluderò chi mi ascolta, ma io non lo so che cosa è successo. Conosco Berlusconi da 28 anni, escludo che qualcuno lo abbia convinto a qualcosa. Lui ascolta tutti e poi si fa una convinzione. Credo, ma è una mia supposizione, che lui abbia avuto una preoccupazione, quella di mantenere unito il partito. E se posso dirgli, la sua è un'illusione oggi. Però ha voluto coltivarla fino in fondo. Vabbè, io gli faccio i miei auguri, ma credo che ormai, dopo quello che è successo, dopo il comportamento di alcuni di noi, ma beh, siccome era tutto davvero chiaro, Galan, però era tutto chiaro, cioè ogni pedina era già stata messa sullo scacchiere. Perché votare sì al governo Letta? Perché votare quella fiducia? Perché tentare un'operazione che non riuscirà? Perché ormai il centrodestra è spaccato. Ma anche secondo me non riuscirà, ma chi può dire che questa sia anche la convinzione di Berlusconi? Secondo me lui è ancora convinto che possa riuscire. Secondo me sbaglia, ma più delle volte mi sono sbagliato io con lui. Ecco, va detto che l'onorevole Galan non ha votato la fiducia al governo Letta. No, io non ho votato perché dopo quella che considero la scissione del mio partito, io non ho voluto confondere il mio voto, votare nello stesso modo in cui votava chi si è dimostrato pronto a tradire. Mineo, ciao direttore.
Allora, intanto liberiamo l'onorevole Galan. Sì, saluto Galan, andare. Buonasera. Grazie. Direttore, buonasera. Ciao. Ti giro un'osservazione di Scanzi, ciao, che è qua con noi. In sostanza questa maggioranza non è cambiata, cioè in termini numerici e in termini anche politici. Berlusconi continua a essere un vostro alleato con tutte le bizze che ha fatto, però alla fine è un vostro alleato, continua comunque la palla a passare dai suoi piedi. Allora, intanto la tesi del Partito Democratico, che l'avrete sentita per bocca dei suoi dirigenti, di Zanda al Senato e non solo, è quella che in realtà la maggioranza è cambiata. Io vorrei capire come è cambiata questa maggioranza e che cosa siano in realtà questi gruppi che si stanno costituendo. Quindi accetto questa versione del gruppo dirigente del PD, ma aspetto. Devo dirti però onestamente che la situazione politica italiana non è quella di ieri, perché Berlusconi che si fa mettere sotto il suo segretario senza quid è un Berlusconi che ha proprio finito, mi pare. Cioè la unica speranza che può avere, io lo so qual è perché un po' credo di conoscerlo Silvio Berlusconi, è quella in questo momento, se si fosse spaccato il PD clamorosamente, il PDL clamorosamente con un voto al Senato, lui avrebbe tenuto poca parte del suo partito. Se invece li logora nel prossimo periodo, può darsi che gli scissionisti siano meno di quelli che sarebbero stati oggi. È un'operazione semplicemente di riduzione del danno, ma si tratta di uno sconfitto, di uno che esce di scena, il Senato voterà la decadenza e dovrà fare i conti con una sentenza definitiva che in uno Stato di diritto si applica, che tenta disperatamente di tenersi in piedi insieme le truppe che aveva messo insieme in questi anni, che poi a un certo punto, per colpa sua io credo, gli si sono rivoltate contro. Corradino, c'è Andrea Scanzi che voleva fare un ragionamento approfittando della tua presenza. Prego. Sì, il ragionamento è questo, Mineo, molto semplice. Io trovo che tu sia, ci diamo del tu, trovo che tu sia un po' troppo ottimista, perché prima di tutto non credo che da domani finiranno magicamente i ricatti. Non è che Silvio Berlusconi e tutto il suo gruppo, buona parte del suo gruppo, smetterà di parlare di decadenza e quando ci sarà il voto segreto, io fossi in te non sarei sicurissimo della resa del tuo partito, perché lo eravate anche con Prodi e vi è andata abbastanza male. Non credo che abbasserà il livello né quando si parlerà di IMU né quando si parlerà di IVA. E già che ci sono, visto che parlo con uno degli esponenti che più stimo del Partito Democratico, ma lo potrei dire di te, lo potrei dire della Puppato, lo potrei dire di Civati, e temo che già mi fermo qui nella lista. Sì. La curiosità che io ho, Mineo, è questa. Quando è che vi arrabbiate sul serio voi eterni dissidenti? E cioè, a me sembra che voi... Non ho sentito l'ultima frase. No, ti chiedo, volevo sapere quando è che voi vi arrabbierete veramente, voi eterni dissidenti modello, che sembrate proprio giocare la parte del dissidente ben pettinato, carino, garbato, che abbaia, abbaia, ma quando si deve mordere non morde mai. Mi sembrate dentro quella canzone di Fabrizio De André, Don Raffaè, quella che a un certo punto diceva, a proposito del paese, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Io vedo che voi gettate sempre la spugna con gran dignità. Mineo. Sì, bella. Bella provocazione. Allora io ti dico subito una cosa, non sono particolarmente ottimista. Il fatto che dica che comunque l'uscita di scena di Berlusconi, tendenziale quantomeno, sia un fatto positivo per il Paese, non significa che io sia contento di questo modo trasformista di uscire di scena. Sinceramente, se vuoi una critica te la faccio, se avessi scritto io il discorso questa mattina di Enrico Letta, non credo che Berlusconi avrebbe potuto fare questa sceneggiata che ha trasformato la seduta in farsa. Bastavano due o tre cose nell'interesse del PD, del Paese, di Letta, dette questa mattina con forza e non con tono basso e velocemente, quando il Presidente del Consiglio ha quasi sorvolato sull'aspetto fondamentale dello Stato di diritto, del difendere il principio della democrazia liberale in cui le sentenze si eseguono e in cui naturalmente non può essere impedito a un magistrato di esercitare il controllo di legalità innanzitutto sugli eletti del popolo. Bastava questo probabilmente per mettere Berlusconi nell'impossibilità pratica di fare l'operazione
un'affermazione trasformistica e farsesca che ha fatto, quindi non sono ottimista, ma voglio rispondere alla tua domanda. Io credo che Civati, Barca, altri meno di loro, Mineo, che come sapete ha una storia separata e quindi è un neofita e paga dazio per questo, faranno valere tutte le loro ragioni senza sconti nel congresso del partito. A questo punto il governo ha avuto la fiducia e il congresso, viva Dio, si deve fare. Se tu sapessi che cosa questa settimana andrò in Toscana, in genere cerco di girare la mia Sicilia o altre regioni, se tu sapessi quello che gli iscritti, i votanti o quelli alle primarie del PD pensano. Scusa, perché voglio su questo coinvolgere anche Di Pietro, perché Di Pietro comunque è stato soprattutto un importante dirigente dentro l'alleanza del centrosinistra. Quell'alleanza lì ha dei punti di continuità con questo centrosinistra che si sta accasando sotto il tetto di Enrico Letta? È possibile ridisegnarlo un altro, magari partendo da quei dissidenti di cui si stanno facendo anche dei nomi? Io parto da un presupposto, io non ho capito cosa è cambiato, perché domani c'è la stessa maggioranza di ieri, falsa e finta maggioranza, perché da domani si dovrà cominciare a ridiscutere del tema IVA sì, IVA no, IMU sì, IMU no, e come al solito io credo che ci sarà un governo che avrà una parte della sua maggioranza all'opposizione, perché gli farà sempre lo sgambetto, lo sgambetto, lo sgambetto. Quindi oggi credo, come ha detto all'inizio, la collega che Parsanisi ha detto è una buffonata, io credo che sia una buffonata, non ho capito ancora chi si toglie fuori da essere buffone rispetto a, su questa storia. Quindi io personalmente sono dell'idea che in un paese civile devono essere i cittadini a scegliere chi li deve governare, chi deve andare in Parlamento, e i cittadini devono essere a scegliere chi mandare a casa. Ma lei che in quest'ottica, ma lei che conosce i dirigenti del Partito Democratico? Quale Partito Democratico? Scusami, facciamo a chiarirci. Anche questi altri dirigenti sono bene o male sono sempre No. Io conosco due partiti democratici. Uno in cui speravo e con cui volevo e vorrei e mi auguro di poter fare un'alleanza per poter dire ai cittadini qual è il programma, qual è il progetto e chiedere un voto o un non voto, come molti non ci daranno, per l'amore di Dio. Altro è invece una vecchia dirigenza o figli di dirigenti, figli politici di dirigenti della democrazia della balena bianca di una volta, che mostrano un po' di qua, mostrano un po' di là, stanno sempre dovunque, chiamandosi in un modo e in un altro, che si chiamano Giovanardi, che si chiamano Letta, che si chiamano così, che si chiamano così, come li vedi, li trovo un po' da una parte e un po' dall'altra. Io personalmente quindi mi auguro che ci sia da parte del Partito Democratico uno scatto di dignità e un ritorno alle elezioni al più presto con un'alleanza di programma e non questa buffonata di dire agli elettori votateci perché noi, per l'amore di Dio, siamo contro Berlusconi. Ma guarda che Berlusconi non è più lui il problema è il berlusconismo che ha invaso il paese. Sì, ma questa cosa qui può durare o no dentro il centro-sinistra? Perché Mineo, io l'ho bloccato quando stava parlando di incontri che sta avendo con il popolo del centro-sinistra, che immagino non sia affatto contento di questa situazione. Può durare o no questa roba? Ma torno a ripetere, Berlusconi ha detto in modo forte e chiaro che vuole alcune cose, tra cui tutta una serie di interventi sulla magistratura. Il centrosinistra che farà? E anche Mineo che farà, perché si deve dissociare Mineo, perché io lo conosco molto bene. Assolutamente, guarda, Di Pietro, su una cosa è sicuro, ti posso garantire, non c'è nessuno nel gruppo dirigente del PD che è disposto a dare a Berlusconi quelle cose lì. Da questo punto di vista ne sono abbastanza tranquillo, perché sennò la mia preoccupazione sarebbe grandissima. E allora perché non chiedi, scusami, perché non chiedi pure tu, insieme a tutti noi, che ci sia, quando si deve decidere sulla decadenza di Berlusconi, un voto palese e non occulto, in modo che tutti possiamo saperlo che ho fatto. Guarda, io devo dire a Di Pietro... Fai una mozione in modo che tutti possono sapere come votano. Con grande simpatia, però ognuno di noi ha la sua cultura. Io non sono per cambiare le regole in corsa. Se noi cambiassimo le regole che ci sono, purtroppo o per fortuna, per Berlusconi, ci metteremmo dalla parte del torto. Ma non è per Berlusconi, già successo altre volte. Sarà votata. Posso finire? Sì, sì, posso sì. Finire? Volevo dirti però due cose...
due cose di carattere generale. La prima, la legge elettorale si deve fare, oggi Letta lo ha detto, ma è pronta lì la discussione nella affari costituzionali del Senato e si farà, però non immaginare che potremo darti la legge elettorale in cui si sa chi governa, ti potremo probabilmente dare la legge elettorale in cui l'elettore sceglie l'eletto e in cui si evita quella porcheria del premio di maggioranza al primo turno, ma tieni conto che il bipolarismo è morto in questo paese e quindi che dalle elezioni esca il sicuro vincente non è detto, se non con una legge truffa che non faremo. Primo. Seconda questione, la ragione di questa difficoltà è che la politica italiana è un deserto. Cioè non c'è soltanto la crisi palese del centrodestra, ma c'è una lunga subalternità. Di Pietro, pure tu hai una parte delle colpe, una lunga subalternità di tutta la sinistra, riformista, democristiana, postcomunista, rivoluzionaria, di pietrista, una lunga subalternità al fenomeno Berlusconi. L'unica cosa che non mi puoi rimproverare. Poi c'è il 5 Stelle. No, è l'unica cosa che non mi puoi rimproverare, amico mio. Io vi dico che oggettivamente sarei già in Parlamento se mi fosse accodato al governo Monti prima e al governo Letta poi. Sarei già in Parlamento. Non ho detto che hai fatto accordi con Berlusconi. Non ho accettato. Io non ho detto di stare a metà. Cioè io credo che sia vergognoso l'idea che quando un governo cade sarebbe una calunnia. Fatemi chiudere. Però sostengo che c'è un problema generale della sinistra, una difficoltà generale a prendersi da sola il governo del paese. C'è 5 Stelle, fra l'altro, che ha preso un sacco di voti. Lo schema delle larghe intese, che per fortuna penso sia in via di superamento, escludeva 5 Stelle. Questo è sbagliato, perché escludere, permettetemi, la forza emergente è un errore in democrazia. Però 5 Stelle, tra poco sentirete Morra, lo so, non ha una priorità. Non riesce a dire due cose che vengano prima. Avete sentito l'intervento oggi al Senato? Allora, non è vero. Questo non è vero, perché il 5 Stelle ha fatto una mozione per cambiare la legge elettorale e voi ha votato contro. Questo non è vero. Voi avete votato contro. Guarda, io sono per Senato, prendere io, al Parlamento la proposta io avrei di legge, e avrei di legge del 5 Stelle in Commissione di cambiare la legge Affari elettorale. Costituzionali e prenderla come base. Allora, fatemi... sono per prendere pure la mozione del Movimento 5 Stelle presentata al Senato. No. Io le parole le mantengo. Allora, Antonio, fatemi rientrare. Per prenderlo come base per una discussione. Corradino, rientro. Intanto ti ringrazio per essere stato con noi in collegamento. Tosi, grazie. Ma queste larghe intese mi sembra di capire che fragili erano prima, fragili restano dopo il voto di fiducia al governo Letta. Altro che un orizzonte lontano, altro che il semestre europeo. Mi sembra che ci sia la stessa fragilità di fondo. A parte che mi pare di stare in un dibattito un po' surreale, cioè chi ci guarda da fuori dice di cosa parlano questi, perché si parla di tutto tranne che, detto molto francamente, è la proiezione di quello che sta accadendo nel palazzo. Abituato da sindaco che sei abituato insomma a affrontare le cose concrete, qua si parla un po' di filosofia di massimi sistemi. Però intanto poi sono quelli che vi tagliano i soldi agli enti locali. La legge elettorale non è un massimo sistema. Sì, ma le legge elettorali i partiti fino adesso hanno dimostrato di non volerla cambiare. Alla fine Tosi dice i partiti hanno dimostrato di non volerla cambiare. Certo, esatto. Perché fa comodo la partitocrazia. Esatto. Questa è la verità, la vergogna è la verità. E quindi ecco, se mi posso permettere una considerazione, siccome in più di qualcuno Galan stesso ha definito traditori quelli che hanno fatto quella scelta. In realtà proprio per questa brutta legge elettorale che l'abbiamo fatta noi, ce la siamo inventata noi nel 2006 per non far vincere il centro-sinistra che avrebbe vinto, si fa sta legge elettorale con quel sistema anomalo al Senato per poi pareggiare al Senato, cosa che è successo allora è successa adesso. No, per non dire che è colpa di un altro, l'abbiamo inventata noi in quel momento. Allora, con quella legge elettorale, siccome sono... Sì. Dico le cose come stanno, se vuole le dico la bugia, sono abituato a dire le cose come stanno. Allora, dicevo, con questa legge elettorale, chi sta in Parlamento ha due possibilità. O ha un po' di coscienza, di rispetto dell'elettorato, e quindi fa quello che pensa che sia giusto per chi l'ha votato e per il Paese.
oppure fa la cosa spesso più comoda, che è quella di dire dico di sì al capo, perché tanto il capo qui mi ci ha messo e qui. Allora, quelli che vengono definiti traditori sono quelli che invece hanno deciso di rischiare, perché loro hanno detto di no al capo, il capo non li rimetterà mai in lista, mentre invece la scelta di comodo l'hanno fatta gli altri, che comunque se ne stanno all'ombra del capo, perché sperano che non cambiando la legge elettorale il capo li rimandi libero. Quindi da chiamare traditori quelle persone lì ci penserei. Allora andiamo in pubblicità e poi ripartiremo, lo faremo vedere, alcune delle frasi, verrebbe da dire anche delle bugie, che ha detto Letta in merito al sistema fiscale e a quanto bene stiamo in Italia. Grazie al nostro governo gli italiani hanno pagato in questi 5 mesi meno tasse rispetto al previsto per oltre 3 miliardi di euro. E anche questi sono fatti, non sono rinvii. Come vedete, la situazione rimane tesa nonostante il voto di fiducia concesso da tutto il centrodestra, quasi in maniera compatta dopo la decisione di Berlusconi. Questa tensione c'è, questa tensione si consumerà anche nei giorni futuri, però come siamo arrivati al voto di oggi? Con quali già crepe? Sembrava un giorno come tutti gli altri, di pace e amicizia politica, e invece lunedì il partito dell'amore diventò quello dell'odio. È colpa proprio di Berlusconi se è salito l'IVA, no? Si è aumentata l'IVA. Voi avete fatto la crisi. Mica ci vorreste far credere che l'avete fatto per l'IVA. Io vedo che, certamente. Ma per l'IVA, quella è una balla. Salve. Berlusconi finirà come Silvio Pellico, giusto? Pendono su di lui, potrebbero prendere altri arresti? Altre procure? Lei avrebbe convinto Berlusconi a sfiduciare Letta. È una cosa assolutamente infondata. Il paese è nelle mani di un ricatto, di un pregiudicato. Da dure. Quelle persone come lei che alimentano l'odio in questo paese. Alle 17 Berlusconi chiama a raccolta i suoi a Montecitorio. È l'inizio della resa dei conti interna. Onorevole, Galan ha detto che ogni volta che lei parla il PDL perde voti. Ok, chi lo sa se ha ragione Galan. Mettetela, perché adesso c'è un limite alla pazienza. Smettetela. Per gli altri. Io ti assicuro che le assicuro. Ma Cecchetto intanto non ha nessun ruolo in questo momento all'interno del partito. La sera, in una cena riservata a casa di Sacconi, si incontrano Fabrizio Cecchitto e Gaetano Quagliariello. Sono alcune delle colombe che vogliono spiccare il volo e mollare Berlusconi. Di cosa avete discusso? Siete arrivati a una soluzione alla fine? Martedì Grillo sbarca a Roma e assedia la RAI. Del Movimento 5 Stelle voteranno la fiducia a Letta, se ma chi oppure no? Ma che parole stai dicendo? Letta, fiducia, parli di morti, di gente che arriva da 6 mesi, hanno detto forse faremo l'IVA, forse l'IMU, forse qualcosa, basta. La fiducia al governo Letta lei gliela darebbe? Su cosa? Faremo una riunione e decideremo come votare. Potevano votare i nostri emendamenti a riguardo sull'abolizione del Porcellum, si ripristinava il Mattarellum, Letta mente. Letta dice che siete degli irresponsabili perché andate al voto col Porcellum. Peccato però, cioè, passiamo un monte di anni e la potevano cambiare prima, no? Mentre i grillini giurano fedeltà alla linea, si aggirano come anime perse i peones del PDL alla ricerca di un futuro certo. Scilipoti come voterà? La fiducia, giusto? Abbiamo capito questo. Quale fiducia? Quel Scilipoti di cui lei parla è una persona che in momenti difficili della storia di questo paese si è saputo assumere delle responsabilità con un costo molto alto. Quale? Ti è dispiaciuto comunque nel caso di abbandonare il Senato? Forse per ma lei, sinceramente, ci sarebbe rimasto. Io credo che, dimmene una chi è contento che l'abbandona. Ho un ettaro di terreno, vado a fare il contadino. Braccia rubata all'agricoltura. Ma sì. Un deputato a metà pomeriggio ci rivela cosa sta succedendo nel PDL. Se nasce un gruppo di 20, 30, 40 persone, il governo durerà... Lei addirittura parla di 20, 30, 40 persone? Sì, sì. Se Alfano da solo si muove, ne porta solo lui 15, 20. C'è tutta la galassia cattolica, Cellina,
Compagnie delle Opere, quindi Mario Mauro, Roberto Formigoni, Maurizio Lupi e tutto un mondo. Questi secondo lei sicuramente passeranno dall'altra parte, passeranno nel grande centro. Alle 17 i ministri ribelli entrano a Palazzo Chigi. Andate, fate questo partito di centro, vi spaccate? Rimarrà in Forza Italia? Ministro, rimarrà a Forza Italia? Non si sente un traditore? No, non mi sento affatto un traditore. Chi parla di traditori è un idiota. E noi siamo per la continuità. Quanti siete? Eh beh, un bel numero. Io cioè, quando è arrivato Berlusconi facevo già il parlamentare, non so lei cosa facesse. A casa dovete andare, a casa, vergogna! Vergogna! Non c'è nessuno! Una cosa è certa, con l'aria che tira a questo punto Letta potrebbe andare avanti ancora a lungo. E Renzi? Non governerà più Renzi, perché qua si va avanti fino al 2015. Di fatto praticamente Renzi ha perso il giro. Renzi, ma lasci stare Renzi, che abbiamo dei problemi ben diversi adesso. Sareste disposti a continuare a governare col PDL, pregiudicato che ricatta il paese? Bisogna essere molto credibili per come dire, assecondare questo tipo di offerta. E in questo momento non mi pare. Grazie. Ha respinto le dimissioni, sì sì. Letta, ha respinto le dimissioni. Le 22 è uscita appena adesso una nota di Silvio Berlusconi, siamo qui a Palazzo Grazioli, dice: noi domani voteremo la sfiducia a Letta. Di fatto questa frase segna la rottura definitiva all'interno del partito. Sarà la spaccatura. Eppure alle 11 di sera, guardate chi scopriamo in un ristorante romano, i parlamentari del PDL, e ci sono tutti, i mediatori come la Gelmini. Ma stasera non parlo perché è troppo tardi. No, Berlusconi ha perso il controllo sul partito. Questo è un vostro auspicio, lo vedremo domani. I falchi come la Carfagna e Nitto Palma e le colombe come Roberto Formigoni, tutti insieme appassionatamente. Lui ha una idea leggermente diversa, ma l'abbiamo fatto questa voi. Sera. Beh, siamo amici. Davanti a un piatto di pasta vi siete... Anche davanti a un limoncello. Perché quello che la lotta politica divide, la tavola unisce. Laura Puppato si guadagna da vivere come senatrice del Partito Democratico, è famosa per aver sfidato con coraggio e coscienza Renzi e Bersani. Il suo peggior nemico è chi sostiene il patto con Berlusconi. Buonasera Puppato. Fatto sta che questo patto con Berlusconi, comunque in nome delle larghe intese, in nome della stabilità, in nome di Napolitano, in nome di tutto quello che volete, alla fine Berlusconi è ancora il vostro alleato. Sì, beh, quello che è successo oggi secondo me viene non correttamente dimensionato, perché obiettivamente quello che è capitato è un fatto eclatante per questo paese. Dopo 20 anni in realtà abbiamo un centrodestra che non fa più riferimento a Berlusconi. Abbiamo un centrodestra che ha deciso la scissione, che ha deciso di staccarsi e che presumibilmente vuole costruire un partito esattamente come prevede la Costituzione, l'articolo 49, che voglio ricordarlo è un argomento tabù, ma che prescrive esattamente la democrazia interna, prescrive che le scelte avvengano in maniera democratica e che chiunque possa appunto scegliere di costituire un partito oppure di farne parte scalandone la dirigenza, cosa che per alcuni partiti italiani non è possibile. In particolare il PDL, l'anomalia spaventosa era il conflitto di interessi, è il conflitto di interessi che c'è ancora, è il fatto che quel partito è un partito padronale e fino a ieri obiettivamente nessuno poteva presumere di poter esprimere un verbo che fosse in difformità del capo. Le domando. È successo un fatto eclatante. Le domando, ma Berlusconi serve ancora come puntello al governo Letta? Berlusconi, secondo me, oggi ha voluto completare, diciamo, la sua esistenza parlamentare, perché tra poco decaderà, come winner, no? Come vincitore. Cioè, sentito e percepito che non era riuscito, nonostante le trattative notturne di 2 giorni e diurne, insomma un paio di giorni spesi per cercare di convertire, diciamo così, se non acquistare qualcuno, ebbene, vista la mala parata, ha deciso che a quel punto non voleva risultare sconfitto e ha detto platealmente, come lui da showman, come uomo di scena proprio, ha detto benissimo, a questo punto io faccio la dichiarazione di voto
e io dichiaro contro ciò che ho detto fino a 5 minuti fa la fiducia al governo. Ma in realtà questa, lui ha vinto una battaglia, ma non ha vinto la guerra. Nel senso che quello che ha voluto dimostrare non è, è ancora apparenza, perché noi stiamo nell'apparenza con lui. Quindi quello che accadrà in realtà è che lui sa benissimo, come peraltro ha dichiarato prima Galan, io sono d'accordo con lui, che il PDL non esiste più come lo conosciamo, sì. E che quello che è avvenuto oggi, e poi parliamo del governo, se reggerà, non reggerà, come sarà, ma quello che è avvenuto oggi è un punto per la democrazia. Allora, un punto per la democrazia, però iniziamo, Tosi, e lo domando a lei perché forse vi parlate, generazionalmente siete compatibili. Com'è che ad un certo punto l'uomo senza quid trova le palle e sfida il grande capo? Riesce a scena aperta a sfidarlo proprio plasticamente e lo fa anche vedere. Perché? Non è che magari in questa operazione per la prima volta qualcuno gli ha coperto le spalle, qualcuno gli ha detto vai avanti perché lo scenario deve cambiare. La butto lì. Comunione e liberazione. Beh, in questa manovra di smarcamento si è fatta sentire come? Ma io la vedo in maniera più semplice in realtà. Perché, riprendendo il discorso di prima, che con questa legge elettorale ci sono in Parlamento sia persone che hanno merito, nel senso che hanno consenso, che hanno credibilità, e anche persone che sono lì perché qualcuno gli ha regalato il posto e quindi vivono in funzione di quello, di chi gli ha regalato il posto, e qualsiasi cosa dica. Loro ci sono e stanno dietro di lui sempre fino alla morte e sono i cosiddetti falchi sostanzialmente. Siccome Berlusconi stavolta la mossa l'ha sbagliata perché chiunque parlando con la gente dopo che lui ha cercato di far cadere il governo per la sua vicenda personale cercando di mascherarla con la storia dell'IVA, siccome nessuno credeva a questo e chiunque per strada ti diceva non ha senso che si vada a una crisi al buio con l'Italia messa come siamo messi per questo motivo. E allora quelli che oggi sono, diciamo, sono i dissidenti, che sono appunto gli Alfani, Quagliariello, la Lorenzin, sono persone, lupi, sono persone che comunque hanno un loro consenso personale, che quindi hanno una loro credibilità personale, e secondo me la gente per strada gli diceva ma cosa state facendo e non se la sono sentita, perché siccome dopo la gente per strada gli devi dare delle risposte, le cose devi spiegare, gli yes men no, perché quelli neanche sa... Però, secondo me è andata realmente così. Questi hanno preso atto che era insostenibile quella posizione. Gli altri non hanno avuto il coraggio di fare una scelta diversa, perché, ripeto, sono lì a ubbidire. Loro invece, che hanno una dignità, una credibilità personale, hanno detto noi l'indifendibile non lo difendiamo, semplicemente. Fra un po' arrivo a Roma, però Scanzi, non possiamo credere che questa operazione così fortemente di rottura non avesse alle spalle un grande regista, uso un'espressione grossa. Allora, Napolitano di sicuro. Napolitano con Berlusconi non vuole più avere nulla a che fare, esatto. Soprattutto dopo la telefonata che Piazza Pulita ha mostrato. CL, Comunione e Liberazione, che ne dica Papa Francesco, controlla la politica e lo ha dimostrato. Anzi, Papa Francesco forse farebbe anche bene, secondo me farebbe anche bene a guardare a questi movimenti dentro la Chiesa che si muovono nella politica. La finanza, perché avete visto, in nome della stabilità, i mercati hanno dato una risposta, la Merkel ha parlato con Letta, insomma... Tutti hanno voluto far capire che Berlusconi se ne doveva andare e che questi, cioè Alfano e tutti gli altri, erano la nuova destra, il nuovo centrodestra. Sì, la penso più o meno come te, mettendo al centro di tutto, comunque al primo posto, Giorgio Napolitano. Io continuo a credere che lui sia il vero presidente del Consiglio da almeno 2 anni, è il politico più scaltro che abbiamo, è sicuramente l'unico vero leader che ha il centro-sinistra ed è probabile che Alfano abbia in qualche modo avuto una sorta di spinta da parte di Giorgio Napolitano. A me piacerebbe quello che un po' era tra le righe di ciò che ha detto Puppato qualche minuto fa, e cioè che questo fosse l'inizio di un centrodestra orfano di Silvio Berlusconi. Vorrebbe dire probabilmente avere un centrodestra serio. È anche vero che se uno dei talenti di questo nuovo centrodestra è Giovanardi, siamo messi parecchio male. Io vedo, sai cosa vedo la realtà, la grande novità qual è? Per me la novità che stiamo vivendo in queste ore è una novità mediatica. È una novità anche divertente, cioè io vedendo certe scene tra ieri e oggi mi sono sentito un po' come nel Titanic quando affondava e tutti ballavano.
Perché ci sono delle scene che noi vediamo che erano inimmaginabili fino a ieri. C'è Bondi che fa questo intervento e poi si gira e rimane solo. Va alla guerra e non c'è più nessuno. Vedi la Santanchè che litiga con Formigoni in televisione. Brunetta che dice una cosa e un minuto dopo un'altra. Cioè, sta cambiando qualcosa a livello mediatico divertente. Cito due esempi che secondo me sono stati notevoli. Cioè, per esempio, una cosa che mi ha colpito ieri sera è stato che secondo me nello scontro con Sallusti Cicchitto ha detto più cose di sinistra lui ieri sera che D'Alema in tutta la vita. E questo secondo me non è male. E l'altra cosa che dico veloce, ma è una cosa che non avete notato, secondo me, è che quando ha fatto l'intervento Silvio Berlusconi, in uno dei momenti più tristi, forse più comunque difficili della sua vita politica, alla fine lui ha utilizzato una parola che non utilizzerebbe mai se travaglio. Fosse lui, perché ha detto travaglio. Cioè lui che dice non travaglio... Non si è neanche reso conto. Roba, siamo andiamo a Roma, Stefania Cioce. Allora, Stefania, sei con Morra del Movimento 5 Stelle. Sì, col senatore Nicola Morra. Buonasera. Allora Morra, oggi sembrava tutto scritto, poi è cambiato tutto. Voi ve lo aspettavate o siete rimasti sorpresi come gli altri? Avete insomma fatto degli interventi molto duri in aula. Beh, oggi abbiamo capito che il governo finanzia la cultura, finanzia il teatro, perché al Teatro del Senato è stata messa in scena un'ottima farsa, devo dire, con un gran protagonista che è riuscito a cambiare copione tranquillamente 3-4 volte nell'arco di 2 ore. A dimostrazione del fatto che ormai la politica italiana è arrivato proprio a livello di operetta, però questo io lo dico in maniera insomma molto molto indignata, perché oggi abbiamo assistito ad un altro episodio di una storia che vorremmo veder chiusa il più presto possibile. Se l'Italia ancora vive questi momenti senza affrontare i problemi reali di noi cittadini, senza pensare ad un reddito minimo di cittadinanza, senza pensare che il 15 ottobre noi dovremo dare una legge di stabilità e di questa ancora non abbiamo minimamente preso in considerazione alcunché, né al Senato né alla Camera è stata trattata, e beh, questo significa che il Paese è veramente condotto da classi dirigenti che hanno a cuore innanzitutto i loro interessi e i loro privilegi. E poi in seconda battuta forse gli interessi di noi italiani. Morra, può rimanere con noi perché dopo perché dopo le voglio chiedere qualcosa sul ruolo che ha giocato Napolitano. Può rimanere quindi con noi? Sì. Grazie. Sì, allora, voglio aprire uno scenario diverso e lo voglio aprire con Paolo Barnard. L'Europa, Paolo, l'Europa ci ha chiesto stabilità per uscire dalla crisi. I mercati hanno risposto positivamente, il ruolo che ha giocato il capo dello Stato è stato un ruolo ben visibile, importante. Abbiamo visto la risposta che hanno dato immediatamente i mercati. Possiamo dire che però l'Europa se ne frega di gran lunga di questo teatrino che si sta consumando, perché tanto sa che l'Italia il suo compito lo deve fare e a prescindere dai personaggi lo sta già facendo? Magari veramente il chiacchiericcio di Roma contasse qualcosa per la vita degli italiani. Purtroppo la realtà è ben diversa. Guardate, il 10 gennaio 2011 il ministro Giulio Tremonti dice alla Reuters: c'è stato un colossale trasferimento di responsabilità verso l'Europa, le politiche di bilancio non sono più nazionali. Il 15 novembre 2012 al World Pension Summit di Amsterdam il ministro Elsa Fornero dichiara: la riforma delle pensioni del governo Monti era necessaria per compiacere i mercati finanziari, altrimenti i mercati avrebbero devastato l'Italia. Ora ci sono pensionati in ascolto, hanno stravolto la vita di milioni di persone, non perché fosse necessario al Paese, ma perché degli speculatori hanno puntato il fucile a un ministro italiano e l'hanno obbligata a fare queste cose. Sarebbe da prima pagina del Corriere della Sera se il Corriere della Sera facesse informazione. Giusto. Andiamo avanti. Queste pesantissime dichiarazioni ad alto livello, queste dichiarazioni confermano ciò che vi sto per dire, cioè tutto il potere essenziale per governare il nostro Paese non sta più a Roma, Di Pietro. Infatti a nostra insaputa la politica italiana e il Parlamento sono stati totalmente esautorati dalle decisioni che riguardano la politica economica e sociale del Paese, la politica di bilancio e di spesa, quelle politiche cioè che decidono del reddito, del lavoro, della pensione, del risparmio, dell'occupazione, dell'azienda.
e dell'attività degli italiani e del futuro dei nostri figli. Roma non può più decidere nulla. Chi ha già deciso da tempo per l'Italia è il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea, sono loro. E ciò che hanno deciso per noi italiani è più tasse, più disoccupazione, meno reddito per la gente. Come è accaduto? È accaduto perché il Parlamento ha ratificato leggi europee sovranazionali, cioè più potenti delle leggi italiane, senza neppure sapere cosa c'era scritto. Di Pietro, queste potenti leggi europee sanciscono la perdita di ogni sovranità economica di Roma e sono i famosi trattati. Sfido chiunque a casa ad aver sentito questi nomi: Trattato di Lisbona, Patto di Stabilità e Semestre Europeo, il Preventing Macroeconomic Imbalances, l'Europact, il Fiscal Compact, il Meccanismo Europeo di Stabilità, la procedura del deficit eccessivo, il Six-Pack. A Roma la politica in scena, Balletti fingono di poter decidere, IVA sì, IVA no, l'IMU, non IMU, saldi alle aziende. È vivendo le convulsioni politiche di queste ore come necessario risanamento e uscire dalla crisi, ma questo è falso. Roma sta solo obbedendo a ciò che l'Europa ha già deciso da tempo. Ok? È pena multe, fra l'altro, da 2 miliardi di euro. 2 miliardi di euro. È la perdita totale di autorità del Parlamento italiano. L'Europa, ripeto, ha deciso le seguenti cose: che il governo tagli drasticamente la spesa in tutti i servizi pubblici, che alzi le tasse, che si calano i salari pubblici e privati, che si precarizzi il lavoro, che si riducono pensioni e liquidazioni, e ci dettano anche i numeri precisi da seguire. Siamo costretti a obbedire, ma non solo, e concludo, quei trattati ci hanno imposto che il governo faccia il pareggio di bilancio. Sapete cosa significa il pareggio di bilancio? Che il governo deve spendere per cittadini, famiglie, aziende 100 soldi, poi ci tassa esattamente 100 soldi, lasciandoci in tasca zero. Ma attenzione qui, siccome è il governo che ha il monopolio della moneta, se ci lasciano zero denaro in tasca anno dopo anno, noi come facciamo a vivere, produrre e a risparmiare? Possiamo stampare il nostro denaro? No. E allora, come facciamo se col pareggio di bilancio il governo ci dà 100 e poi ci toglie 100 in tasse e ci lascia zero? Il pareggio di bilancio è un impoverimento automatico di 60 milioni di italiani. Questo è un economicidio dell'Italia ratificato dal Parlamento col benestare di Napolitano. Ma dobbiamo obbedire. Ma dobbiamo obbedire. Dobbiamo obbedire ai trattati. Deve obbedire Napolitano, Letta, lo ha fatto Monti, lo dovrà fare Renzi, Berlusconi, Grillo nonostante i suoi sbraiti, lo dovrà fare Alfano, chiunque sarà a Palazzo Chigi, tutti e senza fiatare. Nella seconda parte del mio intervento chi sarà con noi capirà nei dettagli quali sono i capitoli di questi trattati che hanno distrutto Roma. Perché? Distrutto Roma come entità politica in grado, Paolo, di decidere. Perché in quei trattati c'è scritto che lo devono fare, punto e basta, e così la gente si ritrova nelle condizioni come quelle che Alessio Lasta ha raccolto e da cui poi partiremo di nuovo. È il Big Monday, il gran lunedì nero delle tasse. 49 scadenze fiscali tutte in un giorno, con il governo in bilico. Il PD dovrà impuntarsi sull'IMU, non su sto cazzo di correre dietro di questi idioti. Con il risultato che adesso abbiamo perso tutti, anzi noi abbiamo perso, loro se ne strabattono. Uno sfratto. Lei è uno sfratto che vive con da solo? Mia moglie e due bambini minori. Che farà adesso? Boh, me lo chiedo tutti i giorni, adesso siamo agli sgocci. Uno sfratto per morosità? Oggi Enrico Letta nel suo appassionato discorso ha detto addirittura che il suo governo ha abbassato le tasse, eppure molti non se ne sono mica accorti. È il Big Monday, il gran lunedì nero delle tasse. 49 scadenze fiscali tutte in un giorno, con il governo in bilico. Il PD dovrà impuntarsi sull'IMU, non su sto cazzo di correre dietro di questi idioti. Con il risultato che adesso abbiamo perso tutti, anzi noi abbiamo perso, loro se ne strabattono. Uno sfratto. Lei è uno sfratto che vive con da solo? Mia moglie e due bambini minori. Che farà adesso? Boh, me lo chiedo tutti i giorni, adesso siamo agli sgocci. Uno sfratto per morosità o uno sfratto per... Lavoro da solo, siamo in quattro. Sono un cassiere, faccio un cassiere supermercato.
quant'è che prende al mese? 1.400, 1.500, un assegno familiare. L'affitto quant'è? L'affitto sono 1.000 euro al mese. Ho sempre lavorato a me, ho sempre pagato i miei contributi, non devo niente a nessuno, sono incazzato veramente. Qui dobbiamo andare noi a cambiare, saliamo dentro nel palazzo, li buttiamo fuori dalle finestre. Noi siamo ceduti, scusate il termine caproni, abbassiamo la testa e facciamo sempre sì. Quella stronzata a togliere l'IMU perché serve ai comuni, perché di conseguenza cosa fanno? Ti aumentano la Dares piuttosto che qualcos'altro. Il signor B si sta parando il culo. L'aumento dell'IMU. Ma io glielo darei anche sinceramente, purché non si faccia vedere più al confine, se no si spara. Lei è in coda per? Per l'uso, mi svenano. Da domani tutto aumenterà poi? Lasci perdere perché non ce ne può più, né di Berlusconi, né di Guadalupe. No, guarda, io spero tanto in una bella insurrezione. Tanto ci spero, tanto, ma l'estremo estremo di meglio, no. Io non ho niente da perdere, quindi spero proprio, guardi, è brutto dirlo, anche perché ho un figlio di 40 anni di soffocato. Suo figlio? Laureato, quindi lasci perdere perché ha trovato la persona sbagliata. Perché come madre, insomma, si sente... Bella. Lei come commerciante, che pensa di questa situazione? Poi hai visto che il governo è in bilico. Ah sì, perché noi in Italia abbiamo un governo. Non vanno in giro a capire che la gente è disperata, che non ce la fa. Non è la loro la realtà della vita, è questa la realtà della vita. È come il papà che ti dice ti porto a mangiare il gelato. E alla fine ti dice vieni che ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato. Questa è la realtà nostra. Questa è la realtà del dopoguerra. Questo gelato non si mangia mai. Mai, mai. Vai a vedere gli altri che mangiano il gelato. Milano, periferia sud-est. Fatemi un giro al Corvetto. Un'infilata di case popolari e anziani con la minima che campano figli disoccupati e nipoti. È pancia del paese, pancia che però le tasse le ha sempre pagate e assiste inerme allo sfacelo di queste ore. Sono vedova. Ho una pensione sola perché ho la rivincita. Una figlia e un bambino da mantenere con 999 euro. Lei dimmi e pagare le spese. Sono tutti uguali adesso, perché pensano solo a riempire la sua pancia. Poi di noi se ne sbattono, altro che il popolo è sovrano, sovrano paio di palle. Se non trovavano i soldi, tanto per dire, no? Per l'IVA, no? Gliel'aumento che verrà qui adesso domani o dopodomani. No, che anche lei... Però guarda Tina Napolitano del cavolo, ha fatto diciamo quattro diciamo senatori a vita, che quelli non costano meno, ma costano poi, non gli danno 1.200 euro al giorno, al mese. E sono prendono soldi. Sono io il governo, non tu, sono io. Se tu fai bene in Italia te lo metto, se no ti vai fuori dalle palle. E qua è il fatto, la rabbia che viene. Come? Noi paghiamo sempre e loro invece che nel patto dei coglioni. Tu dici le sigarette cosa guadagni? Te guadagni l'8%. La metà di tutto il guadagno devi darla allo Stato. Su un pacchetto di 5 euro cosa guadagni? E 20 centesimi. Non ci sono più clienti. C'è gente che non c'ha soldi. Viene e figlia se ne va senza pagare. O devi comprare le cose rubate. Se no non ce la fanno. Anzoli, dai una stecca di sigarette. Dopo 2 secondi fa una guerra che non la voglio più. Poi ti apri la stecca, non c'è niente. Oppure le schede telefoniche. Mi dà una ricarica da 50 euro, te li dà la ricarica. Dopo un secondo ti dice, no guarda che la ricarica non la voglio più. Te controlli la ricarica, magari c'è confusione, la controlli dopo 2 minuti e vedi che è già stata grattata. È pieno di truffe ultimamente. Per la sopravvivenza. Per la sopravvivenza. E poi vanno ad aumentare l'1% dell'IVA? E non si vergognano questi pezzi di merda qua, non si vergognano. Prima di aumentare l'IVA, creassero i posti di lavoro prima, poi aumentassero l'IVA, no dall'1, anche dal 10. I soldi sono finiti, i soldi. Via, tutti. Governo milico. Non ce ne frega un cazzo, via tutti i politici. Cose nuove, tirate tutto, buttiamo fuori tutti dalla politica. Il dagli alla forca non è più solo slogan. Quando manca il reddito, finisce così, a rimpiangere la stagione di Tangentopoli, perché almeno si stava meglio tutti. Non devono rubare gli italiani, devono rubare proprio loro. Sì, vabbè, ma... come facevano prima, quando c'era il povero crack, che l'hanno fatto morire. Crack, insomma. L'hanno fatto morire, perché gli altri mangiavano. Lavoravano tutti, ma non c'era crack. Si lavoravano. Tutti. Con crack si lavorava tutti e si guadagnava tutti. E si mangiava tutti. Adesso con questi stronzi...
mangiano solo loro. Non gira più niente, se guardate nelle tasche degli italiani non c'è neanche più una lira. Io ho 10 centesimi. Via con lo scanner. Sebastiano Barisoni si guadagna da vivere come direttore in pectore di Radio 24. È famoso per raccontare l'economia con voce tenebrosa alla Jack Folla. Il suo peggior nemico è chi demonizza la finanza e il mercato. Filippo Facci si guadagna da vivere scrivendo una rubrica in prima pagina su Libero. È famoso per essere ossessionato da Antonio Di Pietro. Il suo peggior nemico è Marco Travaglio, che lo prende in giro per la sua acconciatura. Vabbè. Allora, andiamo, ritorniamo a Roma. Vediamo se riusciamo ad andare a Roma. No, non li vedo ancora pronti. Me lo dite voi dalla regia quando siete pronti. Posso fare una critica al servizio? Sì. Posso rendermi subito simpatico? Sì. Perché voi avete fatto un servizio che è molto utile per capire il paese reale, al 99%. Però trasmettere quei pezzettini dove dicono io gli sparerei, io sparo questo o quest'altro, secondo me non è solo, come va in voga a dire oggi, irresponsabile, ma è anche pericoloso. E vorrei anche dire che sono anche qualcosa di peggio i signori del pubblico che hanno applaudito in quel momento. Chiaro? Perché io su queste cose non sono disposto a scherzare. Signori, se qualcuno dice io gli sparerei, e se qualcuno dice silenzio per favore, venite qui a dire, se c'è qualcuno che dice io gli sparerei e viene qui a dire io sono disposto a farlo, venga qui adesso, altrimenti taccia, perché altrimenti è vigliacco come quelle persone che sono state col viso coperto. E qua siamo all'ABC della democrazia. No, ma se allora adesso senza se, allora mi date il microfono, allora date il microfono. No, per mettere i puntini sulle i. No. Perché l'apologia di reato no. Quello che dicevamo è che siamo noi che ci spariamo. Siamo noi genitori, noi imprenditori. Non cambiamo argomento. Noi non cambiamo che ci argomento. Stiamo sparando. Non cambiamo noi argomento. Stiamo sparando a voi. Non cambiamo noi argomento. Noi ci stiamo sparando. Signora, è l'anziano signora, che si scusi, spara. Ho espresso e una i padri critica di famiglia che spara ai figli perché non li ha da mangiare. Allora. Filippo ha detto una cosa. Allora, Filippo ha detto una cosa che giornalisticamente ha un suo valore, nel senso che va riconosciuto, cioè in un momento in cui la tensione è alta, dire o far dire o mandare in onda una frase così forte effettivamente può avere una ricaduta su alcuni soggetti. Ma io penso applaudire. Che però non è applaudire. Però Filippo, non è che nascondendo una rabbia così forte e anche così estrema ed estremista abbiamo risolto metà dei problemi sul campo. Signora, guarda, chiudiamo pure il capitolo. No. Però è anche vero che giornalisticamente, a forza di far vedere la pancia del paese, la prossima volta allora che cosa ti fai vedere? Allora ti domando, non dovremmo più fare vedere e parlare dei suicidi nelle aziende? State zitti, per piacere. No, io sono stato, spero, chiaro, e se non lo sono stato me ne scuso. Allora lo ripeto, far vedere una chiaro. Persona che dice io gli sparo e applaudire è a dir poco apologia di reato. E venite qui a dirlo, signori vigliacchi. Allora, punto e basta. Allora, chiusa, le posizioni sono chiare. Allora, riandiamo a Roma. Stefania Cioce, perché vedo che c'è ovviamente stanchezza sì. anche per le tante ore che avete consumato in Parlamento. Allora, Mora, io ero rimasto con lei e la domanda era questa. Il governo Letta, secondo sì, lei... Napolitano. Come? Esatto, il governo Letta, secondo lei, su Napolitano, è telecomandato dall'alto, quindi da Napolitano, qualcuno dice dalla Chiesa, da CL che ha organizzato la scissione di Lupi, la scissione poi scongiurata almeno a questo tempo, e anche dai mercati, cioè c'è un grande regista in tutto questo? Beh, questo noi lo sosteniamo da parecchio tempo. Noi reputiamo che il Presidente della Repubblica non stia affatto lavorando super partes,
ma sia piuttosto lavorando come l'arbitro Moreno, lo ricordiamo tutti quanti noi italiani, sta decidendo lui chi debba vincere la partita. Noi crediamo al contrario che si debba restituire ai cittadini la possibilità di esprimersi, visto che stiamo vivendo una situazione ingessata. La cosa che ci fa rabbia è che sia appunto forte questa volontà di continuare a mettere in scena una farsa. Io oggi sentivo il capogruppo del PD Zanda sostenere che questo risultato, quello che loro hanno ottenuto appunto con la fiducia, rincuorava i mercati. Io francamente penso che innanzitutto debbano essere rincuorati i cittadini, perché i cittadini dovrebbero sapere di avere un governo che sta lavorando per loro. Invece qua si pensa ai mercati. Fra l'altro un tempo si insegnava che ai mercati ci pensassero soprattutto quelli che sostenevano il capitalismo, e Zanda scopro essere il capogruppo del PD, che si dovrebbe richiamare ad altri valori. Ma questo è il prepotere di appunto finanza, di lobby, di interessi forti di natura sovranazionale, che stanno uccidendo il paese e che stanno trasferendo altrove la nostra sovranità, le nostre risorse, i nostri diritti. Noi vorremmo che ci fosse un risveglio delle coscienze degli italiani, affinché tutti quanti si possa capire che non ci sono altri tempi supplementari. Adesso dobbiamo giocarci tutto, e il Presidente della Repubblica dovrebbe tornare a rispettare tutti, e in particolare i cittadini di cui è il Presidente, di tutti e non di solo alcuni. La ringrazio, per essere chiaro. Allora, no, Gianluigi, guarda, sì. Proprio qui in Piazza Montecitorio, dall'altra parte, si sta svolgendo la riunione dei dissidenti del PDL. Ci sono anche, c'è Angelino Alfano, ci sono i ministri Lupi e Lorenzin. Adesso è appena uscito Formigoni, quindi adesso andiamo a raggiungerlo, cerchiamo di collegarlo con noi o comunque di avere delle notizie. Ah sì, in modo che abbiamo anche gli aggiornamenti dell'ultimo momento. Grazie mille. Allora... Barisoni, Scanzi e Pupato, poi arrivo ancora a Facci. A lei questa storia qua della finanza che controlla i governi non la convince, Barisoni? No, noi abbiamo sempre attaccato la finanza, che ha creato la più grande crisi dal 29 in poi, finanza che ha fatto arricchire solo alcuni banchieri e che continua a far arricchire alcuni banchieri, e questo va assolutamente combattuto. La finanza è un mezzo, non è mai un fine. Noi abbiamo difeso e difendiamo le aziende che qui rappresentate, che vedono una burocrazia che le sta soffocando, perché qui parliamo di tasse, ma voi sapete che ci vogliono 5 volte gli anni che ci vogliono in Spagna, non sto parlando della Svizzera o della Svezia, per aprire un capannone in questo paese. Continuiamo a chiedere riforme a costo zero, costano zero, non è un problema di conti pubblici. L'autocertificazione, la Bassanini per le imprese, tu ti autocertifichi e poi apri la tua impresa, però due cose me le devi far dire. La prima a Barnard. Allora, noi possiamo prendercela con tutti i capri espiatori del mondo. Quando siamo entrati nell'euro, piaccia o non piaccia, abbiamo messo in garanzia i nostri risparmi, ma era un club che ti chiedeva un prezzo per entrare e ti diceva: coi conti pubblici che hai, tu devi ridurre il tuo debito. E rispondo anche a quelli che dicevano nel vostro video e nel vostro servizio: quando c'era Craxi si stava meglio. Te credo. Abbiamo creato il secondo debito più alto al mondo nel periodo Craxi, Andreotti e Forlani. Ma stiamo impazzendo in questo paese. Allora, fermi, un attimo. Allora, non diamo sempre la colpa agli altri. È facile trovare il capo espiatorio. Vi spiego in un secondo, se ho un attimo di pazienza, vi spiego perché. Spendiamo ogni anno 853 miliardi di spesa pubblica. Quando si è provato a ridurre la spesa pubblica, che non sono gli impiegati, non sono gli infermieri, i poliziotti, abbiamo gli stipendi più bassi in Europa su questo, sono i dirigenti della pubblica amministrazione, sono i forestali, no un attimo, sono i forestali calabresi, che sono il doppio dei forestali canadesi. Ora, allora, buoni attimi. Allora, ogni volta che in questo paese si tocca il tema della spesa pubblica si blocca tutto. Perché? Per interessi politici e per il potere dei dirigenti di dipartimento, che bloccano qualunque riforma allora, possibile. Senza andare andiamo sulle cose quella. Concrete. L'uscita allora. Dall'euro vorrebbe dire, e concludo, non tutelare i tuoi risparmi, trovarti un'inflazione al 30-40%. Dovete dire anche questo, non solo che l'Europa sia più competitiva, ma per favore. Dai. Allora, su questo ovviamente poi ci è torneremo. È comodo dare la colpa sempre agli stranieri, alla torneremo. Finanza, Pluto, giudaico, massonica. Il debito pubblico allora, l'abbiamo creato noi. Restiamo con i piedi per terra, perché sul discorso delle tasse, oggi Letta mi sembra che sia stato un po' fantasioso nell'arrivare a dire che questo governo
addirittura ha abbassato le tasse, anzi forse... lui l'ha messo nel conto delle cose fatte. Pupato, non è un po' troppo lavorare di fantasia? Beh, per la prima volta avremo una riduzione dell'energia, insomma, del costo dell'energia alle famiglie, ma è evidente che siamo agli albori. Se parliamo di 3 miliardi di euro non se ne accorge quasi nessuno, perché lavoriamo su 1.500 miliardi di riferimento. Quindi questo è il prodotto interno lordo e le necessità del Paese purtroppo sono di quell'ambito. Io dico alcune cose sulle cose che ho sentito, perché alcune non le condivido per nulla. Quando parliamo di Craxi e del periodo appunto degli anni 80, dove abbiamo avuto quella disponibilità di denaro a però pioggia, lì era una voce... parliamo anche della crescita della corruzione. Sì. Noi siamo uno dei paesi che grazie ad una politica che a un certo punto ha preso, come dire, l'abitudine ad accettare, ad implementare la corruzione, siamo uno dei paesi purtroppo più corrotti del mondo. Scusate, c'è l'aspetto... No, ma parliamoci molto chiaramente, perché insurrezione, rivoluzione, Europa, anarchia, come dire, richiamarsi... Andiamoci cauti. Primo, l'Europa, la responsabilità è di tutti. Io ho fatto il sindaco... Un attimo. In Europa ci abbiamo mandato Iva Zanicchi. Abbiamo mandato in Europa votandola. Scusate ragazzi, così non si capisce niente. In Europa abbiamo mandato 78 europarlamentari che non hanno partecipato alle commissioni, che non avevano le competenze. Pupato. Il nostro governo Berlusconi in Europa spesso non si è presentato neanche al Consiglio d'Europa, al Consiglio dei Ministri. Noi paghiamo lo scotto di non aver avuto nessuno che ci ha rappresentato nei luoghi dove si decidevano le sorti di questo paese. Però non mi dica la responsabilità che l'Europarlamento è così centrale nelle decisioni europee, perché non ci crede nessuno. Guardi, oggi per esempio la Commissione europea e l'Europarlamento stanno parlando delle spine, delle prese di corrente relative alle auto elettriche, alle bici elettriche. Infatti l'Europarlamento si occupa di queste cose. Perché è il futuro di quella cosa. Noi in Italia stiamo ancora parlando di Berlusconi. Quindi è chiaro che non possiamo concentrarci demagogicamente solo a parlare per slogan, citando responsabilità che sono rilevanti, ma che riguardano tutti noi e nessuno escluso. Dico di più. Tanto c'è ancora tempo. Scanzi, quando si tocca l'argomento Europa, eurotasse, si infiamma il dibattito, perché questa è la carne viva del paese. Che ne dica Letta in Parlamento. Su questo un po' troppa fuffa si è detta oggi in aula. Ma io del servizio che è appena andato in onda, che fosse o meno politicamente corretto, una cosa era evidente, secondo me è evidente anche in questo dibattito, che c'è un allontanamento, un dislivello totale tra quello di cui abbiamo parlato finora, che ci appassiona, queste lotte, il politichese, Letta, quello che è stato detto, e il paese reale, la carne viva, come la chiami tu. Noi finora abbiamo parlato di quella che è una vittoria politica di Enrico Letta. Siamo tutti d'accordo, Letta oggi ha vinto una battaglia, ha disinnescato Renzi, ha disinnescato Civati, ha reso leggermente meno forte Silvio Berlusconi. Dopodiché io, se uscissi adesso, se mi divertissi a uscire e chiedessi a qualsiasi persona che passa, gli dicessi: ma sei contento realmente? Tu che adesso Giovanardi ha salvato Letta? Ma cosa gliene frega? Cioè qui c'è il totale dislivello. Ma il dramma, Andrea, è che siamo bloccati, anche Filippo, su queste decisioni, perché il governo è debole, ma verrebbe da dire, io sono anche d'accordo con Barra, che questa classe politica, questo governo, questo Parlamento, non c'entrano più nulla con le decisioni essenziali della politica economica. Chiedo scusa. Mi passa sopra la testa. Esatto, ecco, io non voglio fare un discorso economico e mai vorrei contrappormi a Barisone, che appunto sostiene delle ragioni per come è stato presentato dell'economia in generale, però...
è impossibile non notare che dal governo, neanche Letta in poi, dal governo Monti in poi, non c'è dinamica anche banalmente democratica, dall'idea di che si possa semplicemente andare alle elezioni al fatto che possa esserci, perché è una dinamica democratica anche quella, la dimissione di alcuni parlamentari, che non venga messa in relazione a cosa penseranno gli investitori internazionali, a che come reagiranno i mercati, sì, cioè fino ad arrivare alla conclusione paradossale, che mi spiace, è un paradosso, ma mica tanto, che ormai la democrazia, perlomeno quella italiana, fa male allo spread. Ecco, io non sono tanto sicuro che il mio sia un discorso superficiale, perché temo che ci sia comunque una sorta di iperprovincialismo da parte anche di tanti media italiani, senza per forza complotti, secondo il quale ormai il compito di un governo qual è? Peraltro un governo non votato, perché il governo Monti non fu votato, e neanche questo è stato votato, intendiamoci, non espressamente votato. È uscito da tante minoranze. Ecco, il compito di un governo qual è? Arrancare disperatamente per riuscire a stare dietro affannosamente a politiche decise altrove. Allora, sul montacarichi io saluto Eugenio Finardi. Buonasera. Che tra le tante belle canzoni, e dopo ne faremo insieme una, tra le tante belle canzoni ha anche scritto Dolce Italia. Dolce Italia sempre in vendita come una troia. No, quella era l'America di cui quella era l'America di cui parlavo, ma era l'85. Poi dopo noi arriviamo sempre un po' in ritardo, ma poi esageriamo, arriviamo oltre il traguardo. Però ti volevo andare. Questa Italia qua, vista anche dal palco, vista con la sensibilità di un artista. Ma che vista Italia... con uno che è in giro ogni giorno e si confronta e guarda negli occhi la gente, e visto come anche, non solo musicista, ma padre di una disabile a cui la Fornero ha rubato la pensione, autore di musiche a cui i pochi ricchissimi privilegiati che dirigono la SIAE ha rubato la pensione, va bene? Io dico solo che, ok, ce la prendiamo tutti con i politici e questo è talmente scontato che oramai è banale, ma è tutta la classe dirigente italiana che fa schifo! Tutti! I privilegiati, il 10% di italiani che posseggono il 50% della ricchezza, in tutto il resto del mondo chi ha privilegi li usa per finanziare la cultura, per finanziare le opere sociali, per finanziare chi è più debole. Noi invece, da noi, se li fanno per fare le labbra a Canotto, va bene? Questo è così che usano i soldi. Sono figli di coloro che hanno costruito l'Italia, sono i figli bastardi e incapaci di coloro che hanno costruito questo paese. Eugenio, no, aspetta, anche perché se senza microfono non si sente, ma tutto questo dibattito, politico che abbiamo raccontato, che abbiamo assistito, alla fine resta? Il problema è che si parla tanto di società civile, intendendo dirigenti e gente così. Io ancora devo conoscere un dirigente e capire che cazzo fa nella vita veramente. Loro sono la società civile, i lavoratori sono la società civile, quelli dell'Ilva, quelli i sardi dell'Alcoa, i migliori operai dell'alluminio. Quando ero in America, io sono metà americano, ho visto la CNN, un dirigente dell'Alcoa in Texas che diceva: non siamo in grado di produrre, siamo in un problema strategico militare perché non abbiamo operai specializzati capaci di produrre alluminio di qualità di military grade, come diceva lui. E dice: prima la facevamo in Europa e adesso non li facevano più, li facevano in Sardegna all'Alcoa e l'hanno chiusa. Allora Stefano Codizzi e Eugenio, poi ci vediamo anche sul palco insieme. Allora, Stefano Codizzi, degli operai dell'Agfa, che cosa è successo? Da un giorno all'altro vi siete ritrovati senza lavoro. Esatto, il 9 luglio a noi l'azienda ha comunicato: da oggi questa azienda chiude i cancelli. Noi siamo rimasti senza lavoro ed è dal 9 luglio che stiamo aspettando dall'azienda una risposta, perché la Agfa Graphics non è un'azienda che è né in crisi e tantomeno in fallimento. Noi siamo lavoratori che hanno accettato anche spostamenti di mansioni, siamo lavoratori nel quali il nostro stabilimento ha delle buone
per non dire ottime performance dal punto di vista dei costi e delle lavorazioni. Noi siamo lavoratori che hanno sempre avuto un ottimo rapporto sindacale con l'azienda, per cui per noi è stata veramente una grande, grande sorpresa. 123 famiglie sono interessate. 123 famiglie, assolutamente di colpo da un momento all'altro. Noi stiamo aspettando delle risposte dall'azienda, perché ancora noi non sappiamo il perché siamo stati lasciati a casa, perché l'azienda ha cambiato tre o quattro versioni, dicendo prima problemi di costi, poi non è vero, poi spostandosi su problemi organizzativi. E noi ad oggi abbiamo aperto dei tavoli sia in Regione Lombardia che in Belgio, dove c'è la sede della multinazionale, che a Roma, al Ministero delle Attività Produttive. Stiamo ancora insistendo per avere delle risposte, perché tra l'altro la nostra azienda ha degli ottimi rapporti con le istituzioni, perché è una parte che ha le forniture medicali. E per questa ragione noi chiediamo, come è successo in America, che pure è un paese dove l'economia di mercato è quasi un dogma, la Kodak noi sappiamo che è stata salvata dall'intervento americano. E vogliamo sapere, noi non abbiamo bisogno. Poi vogliamo sapere come si evolveranno le cose. Ti prego, vienici a trovare, perché quando raccontiamo le storie vogliamo sapere anche come grazie vanno a tutti finire, voi. Grazie. Staremo comunque sempre, sempre accanto alle vostre storie. Allora noi ripartiremo proprio da tutte le storie di imprenditori, di lavoratori, li facciamo confrontare ancora per un po' con la classe politica e con chi mi aiuta adesso a capire sto diavolo di paese reale. Ci vediamo tra poco. Stanno tradendo tutti, Assunzio, anche Alfano. Tradiscilo anche tu, con me. Pronto, Alfano? Sono Saverio, scusami, visto che stai voltando le spalle a Berlusconi, non è che potresti rapirmi anche Francesca Pascali assieme a quei tuoi amici del Kazakistan, come hai fatto quest'estate con quell'altra tipa? Pronto? Stavo per gettare la spugna quando finalmente... Francesca! Una mattina mi sono svegliato e ho appreso la notizia dai giornali. No! Francesca! Ho sempre amato Francesca Pascale, sin dai tempi del video del Calippo. Le telefono per dissuaderla dallo sposare Berlusconi. Pronto, buonasera, Palazzo Grazioli? Sì, buonasera, sono Saverio Raimondo. Potrei parlare con Francesca? E un numero di telefono. Saverio Raimondo, comunque, se non posso parlare con lei, se no se posso parlare con Dudù. Ho deciso, vado di persona, conquisterò Francesca con il mio sex appeal e la sposerò. Posso salire un attimo su da Francesca Pascalo? Se può scendere giù lei, ho dei fiori per lei. Perché io sono innamorato di lei e quindi vorrei darle dei fiori. Ma come in ogni storia d'amore che si rispetti, anche fra me e Francesca ci sono degli ostacoli. Non mi fanno parlare con Francesca Pascale. Francesca punta un quarto dell'eredità Berlusconi. Guarda, vediamo quanto c'ho, Beh, arriva a 35 euro, Io c'ho il passaporto. È quello che ci faccio. Ma mica tutti hanno il passaporto. Lei lo faccia vedere a Francesca che lei c'ha il passaporto, perché lui non ce l'ha più. Francesca, amore, affacciati dalla finestra! Ho il passaporto, Francesca! Io posso portarti all'estero! Lui no! Un prete si avvicina a Palazzo Grazioli! No, padre, non li sposi! Questo matrimonio non sa da fare! Questo matrimonio non sa da fare! Ecco che già fanno il filmino del matrimonio, vedete? Già fanno. La televisione francese. Bonsoir, tu la France, j'aime Francesca Pascale. Andiamo sul retro, magari Francesca esce da lì. Lui sta facendo la crisi di governo, la crisi di partito, apposta per non sposarla. Cerca tutte scuse per non sposarla. Amore, scendi! Dov'è? No, sto cercando pure io. Io vorrei trovarla, ma non e la io trovo. Pure. No, Francesca è mia, ok? Come è sua? Francesca è mia, hai capito? È mia, ma amore tua, Io ti distruggo, ma io ti spacco in due! Ti faccio così! L'amore vince sempre sull'odio. Lo stanno tradendo tutti a Silvio, anche Alfano! Tradiscilo anche tu, con me! Pronto, Alfano? Sono Saverio. Scusami, visto che stai voltando le spalle a Berlusconi, non è che potresti rapirmi anche Francesca Pascali assieme a quei tuoi amici del Kazakistan, come hai fatto quest'estate con quell'altra tipa? Pronto? Stavo per gettare la spugna quando finalmente... Francesca! Amore!
Le grido che la amo, di non sposarsi con un uomo che cambia idea ogni giorno sulla fiducia da dare al governo, figuriamoci sulla fedeltà coniugale. Ma niente, Francesca gira l'angolo e se ne va. Francesca, finalmente soli. A noi due. Hai visto anche Dudu? Com'è felice adesso? E guarda, Francesca, ho una sorpresa per te. Ta-da! Il calippo! Vieni, amore. Ecco. Adesso vado a sfornare l'arrosto, altrimenti si brucia. Tu aspettami qui, intanto mangiati il calippo, amore. Arrivo subito, Francesca! Vittorio Sgarbi, si guadagna da vivere facendo Vittorio Sgarbi. È famoso per essere Vittorio Sgarbi, il suo peggior nemico è spesso proprio Vittorio Sgarbi. Vediamo, io ho fatto una scommessa, ho detto vediamo quanto riesce a tenerlo tranquillo Vittorio Sgarbi, non lo so, vediamo allora, ci proviamo. Partiamo, Vittorio, da quello che tu pensi di questa, prima di entrare di nuovo nel tema delle tasse e quant'altro, cosa pensi di questa mossa di Berlusconi? Ma penso le stesse cose che pensa Finardi rispetto a una politica senza senso e a programmi inesistenti, idee inesistenti, personalità senza personalità, figure insignificanti, per cui un governo senza senso. D'altra parte non è che poteva aggiungere senso Berlusconi, per cui dissenso o consenso sono la stessa cosa. Lui ha giocato una partita totalmente personale e io che c'ero tanti anni fa ho vissuto un'esperienza analoga. Due cose sono state identiche nella storia. La lista Segni, se tu vuoi sodomizzare qualcuno devi abbracciarlo. La lista Monti, se tu vuoi prendere i voti di Berlusconi devi abbracciarlo per fare quella cosa. E invece entrambi sono andati in mezzo, sono finiti come sono finiti. Dini. Ecco il passaggio. Quindi lo portò Berlusconi a Scalfaro, fu nominato e quindi aveva i suoi voti. Poi fece un discorso troppo lungo che faceva pensare a un governo come quello che vuole Letta infinito e allora Berlusconi disse no, votiamogli contro in una piccola riunione con i parlamentari. Dopodiché votò l'astensione, cioè nell'arco di un'ora cambiò tre volte idea. Questa volta ha fatto una cosa di questo genere. Alla fine, all'ultimo momento, ha pensato che era nell'angolo e doveva sfuggire. Ma lui è un caso emblematico di un uomo che in un vicolo cieco. Ma ogni vicolo cieco ha la strada da cui sei entrato. Invece lui ha un vicolo cieco davanti e di dietro, è già in carcere. Cioè, che vada di qua o che vada di là, non può scappare. Questa è la tragedia di questo voto. Ritorno da te. Una cosa o l'altra è lo stesso. Domanda. È possibile che Berlusconi dica, vabbè, io ormai mi sento inguaiato, sapete cosa faccio? Mi metto in mezzo, voglio contaminare il Partito Democratico, la maggioranza, il governo Letta, e vediamo alla fine se non andiamo tutti a fondo o almeno un pezzetto. Io credo che sotto sotto Berlusconi sia, mi rendo conto di quello che dico, buono e quindi non faccia una cosa del genere, anche se, lo dico perché stasera è una cosa che non ho ancora sentito dire, oggi si è consumato un doppio tradimento, quello praticamente dello scisma, della separazione di una parte del PDL è un tradimento a tutti gli effetti, perché in un partito monarchico, strutturato, dove non si è mai mossa mosca, se Berlusconi dice una cosa, votate questo, e alcuni dicono no, noi ce ne andiamo, è un tradimento, che ne dica Cicchitto, tecnicamente è un tradimento, che in politica può anche avere una nobiltà, anche se voglio dire, sembrano più i topi che scappano dalla nave, però anche quello di Berlusconi è un tradimento, perché noi dobbiamo renderci conto che Berlusconi per dei giorni ha raccontato ai suoi che dovevano votare in un modo. In questi giorni si sono rotte delle amicizie. C'è gente che non ha dormito di notte, perché non è che proprio tutti i soldati berlusconiani, i falchi come li chiamano, obbediscano tacendo e dicono sì, va bene, non tutti almeno. C'è gente che ci ha pensato, si è macerata, ha quindi preso una decisione, magari anche perché semplicemente era giusta o pensava che lo fosse. Dopodiché cosa succede? Succede che Berlusconi, le possibilità sono due, o voglio dire è schizofrenico e all'ultimo momento ha cambiato idea, oppure semplicemente, come è più probabile, l'ha tenuto nascosto anche ai suoi. Certo. E voglio dire, se non è una forma di tradimento della fiducia questa, cioè la fiducia che oggi è crollata definitivamente non è quella di Letta, è quella dei falchi nei confronti di Berlusconi. Vittorio, chi è Angelino Alfano? Angelino Alfano non esiste.
insomma. Non è... il paradosso è questo, che Berlusconi con la, sua mossa è diventato il numero due di uno che non esiste. È un paradosso logico. Cioè, come se fosse... Cioè, adesso lui è andato a traino della proposta di questi qui, questi quattro... D'altra parte, io te l'avevo detto, io stavo a casa mia, non so se c'eri tu, ero collegato con la trasmissione delle vostre, forse sulla 7, con Quagliariello. Fate la domanda a Quagliariello, 20 dicembre, dice, ma lei, fra Monti e Berlusconi, chi preferirebbe? Monti, ha detto. Infatti, ha candidato Berlusconi, è diventato ministro del suo governo. Con uno così cosa vuoi fare? C'è uno che non sa chi è e quando lo sa, sbaglia. E Alfano, poveretto, non so... È un partito senza senso, cioè non Berlusconi oggi, perché però Berlusconi dice Alfano è il numero due, un ospedale psichiatrico, no? Sì, è vero. Siamo un ospedale psichiatrico. Comunque, nel senso che perdiamo il nostro tempo ad analizzare la psichiatria. Però ti posso dire questa cosa. Però il problema è che allora, è la classe dirigente che, governante, che dovrebbe risolvere questi problemi. È meglio andare a votare. Ma la cosa interessante l'ha detta Finardi, ti volevo dire questo. Finardi ha detto: io sono di sinistra, ma non attacco più Berlusconi perché è un collega. Cioè lui fa dei numeri, non fa il politico. Un gioco, uno spettacolo, tant'è vero che l'ho stesso letto oggi, ho detto guarda, grande, perché cioè non c'è niente che ha a che fare con la politica, con la verità, con le posizioni, con la fedeltà, con niente. Ma allora vedete, allora, porca miseria, allora sarà ragione Barnard quando dice potete continuare nel vostro teatrino, perché tanto dovete fare i compiti così come sono stati scritti. Allora, è così. Sì, però scusa. Il tema... Ti faccio una domanda paradossale, fermo restando che questa Europa non va bene, questa Europa tedesca ragionieristica non va bene, ma noi vogliamo veramente... Questa è l'Europa, però, ma noi cioè, vogliamo, no, come dire... no, un paese serio va a Bruxelles e combatte, cosa che non abbiamo mai fatto, abbiamo scelto... per cambiare le regole. Abbiamo no, anticipato... Ma fermo restando che questa Europa non va bene, ma noi vogliamo, scusate, vogliamo consegnare... i soldi, le casse degli italiani a questa classe politica italiana, no? Perché vediamo di capirci. Sì. Perché io preferisco consegnarla a loro. Auguri. Sì, signore. Auguri. Perché noi abbiamo votato loro. Voi avete votato loro, signori. Però attenzione, però scusate, però attenzione, perché Filippo ci sta dicendo una cosa sacrosanta. Vera. Il problema è la democrazia. Io voglio sapere. Mi piace o non mi piace, la posso criticare, la posso anche mandare a casa, ma è democrazia. Draghi, è il Fondo Monetario, i famosi Bruxelles, mercati. Anche Bruxelles, noi votiamo le elezioni. Ma noi non votiamo nessuno, l'Europarlamento non conta un fico secco. Ma niente conta. Ma non conta, non mi venite a raccontare la favoletta dell'Europarlamento. Che... Noi cosa dobbiamo pensare del fatto che il presidente di Confindustria ha detto che se non approviamo la legge di stabilità l'Italia rischia il commissariamento. No, e poi di più, Fassina ha detto... Io ho capito la dinamica. Ha detto, ma cosa dobbiamo pensare? Il governo, legge di stabilità la scrive la Troica. Quindi vuol dire A, vuol dire che la Troica esiste, B che incide, C... ha già fatto quello che doveva fare in Italia. Qual punto? No, ma c'è da dire. Vista, purtroppo. Che non l'hai ancora vista. Per onestà intellettuale. Non l'hai vista. Chiedi a un irlandese. Per onestà intellettuale. Un greco, c'è da cosa dire. Vuol dire essere commissariati. Ti posso domandare chi sono gli ultimi ministri dell'economia di questo paese? Te lo ricordi il penultimo ministro dell'economia chi era? Dell'economia inteso Tremonti? Di Monti. Tremonti prima di Monti? No, chi era? Era qualcuno che arrivava dalla politica, no? Era un tecnico certo. Arrivato a un certo mondo. Chi è il ministro dell'economia di adesso? Saccomanni, da dove arriva? Da Banca Italia. Italia. Adesso l'ultima novità che arriva sulla spending review, chi è? È uno che arriva dal Fondo Monetario Internazionale. Signori, le carte, il mazzo di carte ce l'hanno in mano gli altri. Preferisci lasciarlo... Ma tu perdi, scusami Brigitte, se tu sei pieno di debiti è chiaro che la banca ti pignora la casa. Noi siamo un paese che ha creato il secondo più grande debito al mondo con questa classe politica votata. Ma perché queste cose non le sentivo dire quando il governo Berlusconi fece uno scudo fiscale vergognoso? Perché nel resto dei paesi d'Europa per rimpatriare capitali illegali paghi il 34%, non il 5%. Sono rientrati 105 miliardi col 5%. Lì però non si è sollevata nessuna critica nei confronti dell'Europa. Allora diciamocela tutta, che è causa dei suoi mali pianga anche se stesso. Dopodiché questa Europa va cambiata, perché un'Europa di ragionieri non interessa a nessuno, un'Europa che non sa distinguere tra 1000 euro spesi per un ponte o per una infrastruttura e 1000 euro spesi per la consulenza, che vuol dire corruzione spesso, è un'Europa che non interessa nemmeno a me,
ma non diamo tutte le colpe all'Europa e all'euro, è troppo comodo. No, questa tutte, classe politica ce la siamo votata noi. Non tutte. È governo e opposizione, dai. Allora, dai, facciamo parlare un po', un po' il pubblico. Parlo, dai, esempio, andiamo, vai, sentiamo. Allora, buonasera, sono Daniele Basciu del movimento MMMT. Noi vi mostriamo qui che cosa succede quando gli stati riducono il però proprio debito. Però me lo dimostri brevemente. Molto, molto brevemente. Questa linea rossa è il debito degli stati dell'Eurozona. Quando il deficit annuo degli stati dell'Eurozona diminuisce, il risparmio del settore privato, cioè di famiglie ed imprese, va a zero. Quando il deficit degli stati aumenta, il risparmio del settore privato, cioè famiglie e imprese, aumenta. Quindi chi dice che gli stati devono ridurre il deficit vuole impoverire le famiglie, vuole impoverire le aziende. Ok, andiamo. No, scusami, ma è una follia pura. È chiaro che se io mi indebito con la banca ho più soldi, ho più reddito, ma l'ho fatto a debito. Ma guardi la Germania, che a me non sta simpatica, ma la Germania ha un deficit pari a zero. Ma se lei va in banca e si fa dare 10.000 euro, è chiaro che ha più soldi, ma ha un debito di 10.000 euro, è facile. Allora, sentiamo un po' di voci, perché siete poi su questo voglio sentirvi. Va bene, dai. Giavarini. Va okay. Bene. Rossella Giavarini. Va bene. Io prima ho guardato di due televisione, no? C'era, vedevamo il governo, tutto quello che si faceva, e di qua invece ho visto la vita. Di qui ho visto i virtuali, perché ormai questa classe politica è virtuale, non esiste neanche più, non, perché non può fare più nulla. Okay, non fare il comizio, allora, quindi? Allora, quindi? No, non faccio comizio. Dai, allora, dai. Noi rappresentiamo, no, volevo dai. Allora, noi, come piccole e medie imprese, che ci siamo riuniti, siamo tartassati dalle tasse, completamente abbandonati da tutti, umiliati, anche perché noi che abbiamo reso famoso il know-how nel mondo l'Italia, ecco, siamo gettati nel cestino come spazzatura. Allora, okay, no, allora, scusa, volevo, dai, Giavarini, scusa, volevo dire una cosa importante, dilla se permette. Una cosa importante. Al 13 di ottobre noi faremo un convegno a Roma dove raduneremo tutti i piccoli e medi imprenditori, ma anche creeremo uno strumento, perché verranno anche i movimenti sovranisti, per fare un movimento politico che faccia tornare questo paese Italia. Va bene, vai. Buonasera a tutti, Matteo Drago, volevo dire due cose. A chi si lamenta che ci sono troppi parlamentari, ricordo che nel 2006 c'è stato un referendum e si potevano magari ridurre. A chi vuol fare, insomma, rivoluzione eccetera, comunque il 70% dei voti sono stati presi da PD, PDL e Monti. Sì, cosa che vuoi sono dire, adesso. Quindi? Volevo solo dire, Letta ha detto che abbiamo pagato 3 miliardi in meno di tasse in questi 6 mesi. È vero, li ha posticipati a fine anno, saranno anche di più. Ok. Guarda, vedo lì un signore con un bordello di carta. Che cos'è sta roba? Antonio Ferrioli, dimmi che cos'è tutta sta roba. Ti spiego, questa è tutta la carta che serve per aprire una minima attività in Italia. Ti spiego, questa è tutta la carta che parte da una concessione edilizia semplicissima che si chiama SCIA, che è stata autorizzata con una legge nel 2010 che dovrebbe essere recepita in tutta Italia e invece nessuno recepisce. C'è una legge chiara, ogni regione fa quello che vuole, ogni provincia fa quello che vuole, ogni comune fa quello che vuole. Scusa, e tu con queste carte cosa vorresti aprire? Con queste carte io ho fatto aprire un'attività di lavaggio interno di autovetture. C'è un autolavaggio? No. L'autolavaggio sarebbe praticamente col tunnel. Questi praticamente col vaporetto puliscono le macchine. Cioè, per pulire la macchina col vaporetto, con una canna e una scopetta, Questa tutta sta carta. Gianluigi, tutta questa carta qua. Questa roba qua, voglio dire, basta questo per dirvi cos'è conciato il paese. Dopo. però, Vittorio. Pumpato, no, voleva intervenire. Tra i tre grandi mali di questo paese, obiettivamente, da mettere a posto, e per farlo credo che serva un governo magari finalizzato anche a questi obiettivi, deve esserci la revisione di una quantità inusitata di imposte che tra l'altro dal punto di vista, diciamo, numerico non corrispondono poi alle entrate effettive, perché 49 imposte da pagare soltanto al 30 di settembre
Io sono stata 25 anni piccola impresa, so bene che cosa significa. E quindi, e quindi, siccome, no, ti dico, siamo al governo da 5 mesi. Siamo al governo da 5 mesi. Anche Monti era un governo di fatto sostenuto da PDL. No, io credo che PD. Dobbiamo essere seri, nel senso che non è che le cose dalla sera alla mattina si riescono a risolvere così, però ci ragazzi, si deve le legnate che sono arrivati in questi 2 anni con Monti e con l'austerity sono ci legnate vere. E certo, ci si deve impegnare seriamente. Questi sono obiettivi raggiungibili, quelli della riduzione della burocrazia e anche della riduzione della numerosità delle imposte che gravano su ogni singolo cittadino e impresa. Lo dico a lei perché è l'unico politico. C'è l'aspetto relativo alla giustizia, perché noi abbiamo uno dei peggiori paesi al mondo anche dal punto di vista giudiziario, e c'è l'aspetto dal punto di vista, diciamo, della penalizzazione fiscale, che è sicuramente uno dei più pesanti. Un attimo, scusa. I capi di dipartimento sono più potenti dei ministri, questa cosa bellissima. Allora, questo quando si hanno governi deboli è verissimo. Ho capito, quando si hanno governi deboli, però quella roba là non scende mai. Cioè, le tasse le dovranno pagare, quelle carte saranno sempre di siamo più. Siamo onesti però, no? Nel senso che se pensiamo che i problemi del paese si risolvano in un giorno, siamo degli illusi. Allora, le questioni... Però Monti aveva raccontato un'altra storia. Adesso c'è in atto, nei prossimi giorni dovremo approvare una finanziaria, lo dichiarava oggi Letta, e dovremo verificare che quello che ha dichiarato corrisponda al vero, perché onestamente siamo molto severi rispetto alle necessità del paese, ce ne rendiamo conto in prima persona. C'è la necessità di riuscire a tagliare seriamente, in maniera proficua, gli sprechi. Allora, mi fate vedere, ci faccio parlare. A ridimensionare i costi della pubblica amministrazione. Allora, Giuseppe Milazzo, dov'è? Quando abbiamo assunto 300 manutentori, prendi un microfono, che ogni mattina si svegliano per un ponte che non c'è, a manutentare un ponte che non c'è, ci rendiamo conto in che paese viviamo. Allora, guardiamo insieme la parte che ho voluto appositamente isolare del discorso di Enrico Letta, perché è una parte in cui, secondo me, qualche bugia è volata. L'hashtag Lettamente è stato un hashtag che in Twitter era... No, mi stava dicendo che a Roma sta succedendo qualcosa? C'è Filippo Barone? Filippo, mi senti? Sta succedendo qualcosa a Palazzo Grazioli? Ciao, sì, sono arrivati una serie di auto blu, intanto si erano aggiunti altri componenti, sì, infatti si sta rimpinguando la schiera di fedelissimi che stanno facendo, diciamo, compagnia a Berlusconi. Non è arrivato Alfano, però è arrivato Raffaele Fitto, Mara Carfagna, Daniele Capezzone, Polverini, Saverio Romano, la Gemini, Nitto Palma. Quindi, adesso tra questo blu c'era anche la battuta di Pascale di Sgarbi era rimasto praticamente nessuno. Tutto fermo per allora scusa rientro a Roma, era rimasto tutto fermo fino ad allora, sicuramente non è arrivato al fan. Quindi mi sembra che ormai la spaccatura sia evidente. Dopo andremo sempre a Roma a sentire Stefania Cioce se ci racconta qualcosa dell'altra riunione, però volevo mostrare questa clip, che è la sintesi del discorso economico di Enrico Letta. Vediamola insieme. A oggi, 2 ottobre, alle imprese sono arrivati 12 miliardi di euro, con un'accelerazione di settimana in settimana. In questi mesi abbiamo inoltre varato leggi a sostegno dell'edilizia, ecocompatibile, del mobile arredo, dell'efficienza energetica delle infrastrutture. Iniziative per migliorare la qualità della spesa pubblica e dare sostegno alla domanda interna. 5.500 posti di lavoro nuovi che si sono creati per i giovani, ai piccoli imprenditori beneficiari della nuova legge Sabatini. Questi 5 mesi di governo hanno già determinato un primo significativo sollievo fiscale per gli italiani. Anch'io ancora oggi fa polemiche sul tema del fisco, ricordo che grazie al nostro governo gli italiani hanno pagato in questi 5 mesi meno tasse rispetto al previsto per oltre 3 miliardi di euro, e anche questi sono fatti. Allora, Giuseppe Milazzo fa il benzinaio. Sì. Quando c'è da racimolare un po' di soldi, alla fine vengono sempre da noi. Da noi.
Esatto. Noi solo noi che siamo... poi la colpa la prendiamo esatto. noi che siamo dei ladri. Esatto. Tanto per cominciare, i 5.000 posti di lavoro li vogliono togliere a noi adesso per farci chiudere gli impianti. Uno, in Italia vengono incassati da parte dello Stato il 62% di accise. Tra accise e IVA, perché noi paghiamo le tasse sulle tasse. Lo Stato a livello numerico incassa 83 milioni di euro al giorno. Noi poveri benzinai, che siamo dei ladri, incassiamo, guadagniamo 3 centesimi lordi al litro e guadagniamo un centesimo netto al litro. Quindi io chiedo dove vanno a finire tutti questi soldi e vorremmo essere una categoria paragonata a tutti gli altri a livello commerciale, poter guadagnare una percentuale in base al litro, al costo del litro, come tutte le altre categorie commerciali. E invece no, guadagniamo un margine fisso pro litro. Questo non è giustizia, perché noi siamo degli esattori dello Stato, come i tabaccai, che guadagnano il 10% lordo, non come quel signore che parlava prima. Non possiamo prendercela con i benzinai. Allora, dai, chi è che voleva ancora parlare? Vai. Se non prendi il microfono, ti tiro una patacca adesso, una sberla. Vai. Pino, un microfono e parli, no? Vai, parla. Buonasera, è Riccardo Perrone, esercito di Silvio. Un paio oh, di... Oh, Madonna. Signori, l'esercito esistiamo di noi, qui noi ci siamo. Diritto di parola. Noi ci siamo. Allora, una cosa per l'onorevole Puppato e poi un altro concetto. A parte, vabbè, il suo discorso altamente demagogico, però gli imprenditori, ma non dobbiamo dimenticare che la tassa che strangola di più gli imprenditori è l'IRAP, e questo è un nome e cognome Romano Prodi, il suo amico. Poi scusa. Vorrei tanto riavvolgere il nastro per sentire che cosa lei ha detto circa una mezz'ora fa riguardo Berlusconi. Dice, ma tanto fra due secondi, tra brevissimo è decaduto, perché lei sa già il risultato della giunta delle elezioni? Lei lo sa già il risultato del Senato, allora lei poteva evitarlo. Una allora, terza aspetta una cosa. Sì. Beh, io penso che il risultato si sappia. Però ti voglio dire non una cosa. Detto, sì. Guarda che da anche stasera sì. il tuo amico Silvio Berlusconi è alleato con la Puppato. Certo. Cioè, e quindi è inutile che vi fate queste cose. Siete, ma questo è un siete colpo nello di genio. Stesso governo. Aspetta. Però non dobbiamo dimenticare che questo è un colpo di genio. È un colpo di genio di Silvio Berlusconi. Non allora, è una sconfitta come, si diceva prima, per un semplice motivo. Primo, allora lui non aveva detto niente a nessuno riguardo al voto della fiducia. Neanche a se stesso. Forse neanche a se stesso, è possibile. Lui cosa ha fatto? Ha spiazzato completamente il PD. Abbiamo visto la faccia di quelli del PD. Uno. Vabbè. Due. Ha smascherato tutti i traditori che davanti al popolo italiano adesso hanno un nome Vito. E un cognome. Allora, Vito, torna qua. Signore. Andiamo da Stefania Cioce perché la riunione è un punto... interessante, ti domando? Punto caldo? La riunione, sì, stanno discutendo. In realtà devono decidere se far nascere questo nuovo gruppo, quantomeno al Senato, perché alla Camera sembra effettivamente che sia già nato per mano e per volontà di Fabrizio Cicchitto, che ha depositato appunto il nuovo gruppo con 26 firme. Poi si dice, insomma, qualcuna potrebbe perderla per strada, però insomma sarebbero almeno una ventina. Cicchitto infatti oggi in aula è intervenuto da solo, quindi dopo il capogruppo Brunetta, è intervenuto dicendo che lui si riconosce in pieno nella linea di Angelino Alfano, e quindi questo nuovo gruppo, mi hanno detto, dovrebbe prendere il nome di Popolo delle Libertà, Alfano segretario. Cicchitto ci ha detto che appunto stasera avrebbe partecipato a questa riunione e è stato anche, insomma, c'è stata una discussione vivace di cui non conosciamo il contenuto, ma possiamo garantirvi che è stata vivace, perché lui è stato atteso al termine del suo intervento in transatlantico da Maurizio Gasparri e da Bonaiuti, che insomma lo hanno allora, preso Stefania, da parte, hanno Stefania, probabilmente cercato di convincerlo del contrario. Sì. Stefania, no, mentre tu parlavi, lo studio rumoreggiava fortemente, perché se questa è la classe dirigente che deve superare il berlusconismo, lo domando a Facci e a Sgarbi, che conoscono bene il mondo del centrodestra, siamo a posto, cioè siamo Cicchitto, Giovanardi... Resta qui Vittorio brevemente. Allora, che prima o poi ci dovesse essere una rifondazione del centrodestra, sapevamo tutti, però
non partirà mai dall'alto, non è che possono frazionarsi in Parlamento, dovrà per forza esserci una palingenesi, ripartire dal basso come i partiti, perché... E poi ne approfitto per fare una domanda molto retorica, questo potrebbe accadere anche se fosse fatta un'altra cosa che doveva fare questo governo di scopo. La domanda che faccio all'onorevole Puppato è questa, è un pochino retorica, però quando la fate questa, che ore sono? Mezzanotte meno 20? Puoi dirlo, puoi dirlo. Questa cazzo di legge elettorale? Oh, perché? Perché mi scusi, sì, completo la domanda. Io vorrei che lei, che si vede che è una persona onesta, proprio è una questione fisionomica, avesse il coraggio di dire una cosa che noi addetti ai lavori sappiamo tutti, ma non c'è un politico che vuole dire, che il PDL e il PD la legge elettorale non la vogliono fare. Non la vogliono fare. Andrebbe ripetuto tante volte come le volte che Vittorio Sgarbi dice capra capra, dovrebbe diventare un nuovo leitmotiv. Allora, la prego, ci dica la verità, non la volete fare. Allora, dico subito che la prova del 9 ce l'avremo a brevissimo. Ah, ecco. Perché, un attimo, andiamo. Con calma. A che ora? No, nel senso che la legge elettorale, sono anche raffreddata, per cui per cortesia. La legge elettorale è in giacenza in Commissione Affari Costituzionali. È in giacenza. Anna Finocchiaro dichiarava proprio in questi giorni che ha tutta l'intenzione, Anna Finocchiaro è una persona molto determinata. Intende? No. Beh, determinata e determinata. Magari ci rivediamo. No. Ma che posso fare? Se io volessi usare delle parole d'ordine per far scoppiare un applauso, saprei come fare, ma non ha senso. Stasera è dura. Perché ci prendiamo in giro, no? Allora ci diciamo le cose vere, che magari sono meno soddisfacenti, però sono vere. Allora diciamo che la legge elettorale... La Finocchiaro fa ridere un po' come Cicchito, cioè suscita le stesse reazioni di Cicchito. Non fosse altro perché dopo un po' sarebbe ora, ma questo è un consiglio che vi diamo, sarebbe ora di cambiare certi nomi, ok? D'Alema, ma anche la Finocchiaro direi che se n'è fatto un po' di vita di parlamentare, guarda, se l'è fatta. Un po' di vita parlamentare Anna se l'è fatta, però si può dire una cosa, che è una persona competente che lavora. Tutto quello che vuole. E questo lo si può dire. E questo anche lo si può dire. Anche dopodiché... rivendica la sua competenza politica. Io rivendico di appartenere alla schiera di coloro che non da oggi dichiarano che è opportuno che le persone rimangano due mandati in politica, non di più. La domanda quindi, era, tanto per essere precisi, la prego, mi guardi. Vuol dire che non volete cambiare la legge elettorale? Allora, la prova del 9 che stavo dicendo ce l'avremo in tempi molto rapidi, perché la legge elettorale che è in discussione in Commissione Affari Costituzionali arriverà con un parere a maggioranza in Parlamento e noi discuteremo quella legge elettorale con assoluta priorità. Ma lei sa se che ciò non avverrà, momento, facciamo un patto tra gentiluomini. Lei sa che questo parere a maggioranza non arriva perché si stanno scannando, perché ci sono centinaia di opinioni diverse, giusto? No, ci sono Vittorio, due, secondo te arriva, guarda, la legge elettorale, momento, sì o no? In questo momento ci sono, cioè il sistema, diciamo, proporzionale a sbarramento, che è quello prevalente, con una parte del Partito Democratico che vorrebbe il doppio turno. Perché parlare quest'ora della legge elettorale, credo che... Secondo lei, quindi, a breve ci sarà una nuova, guarda, legge elettorale da sottoporre al Parlamento? Io credo che noi non possiamo assolutamente evitare... Questa frase evitare... L'ho già sentita, no, dire. Ma guarda, però è vero. Ma c'è un limite, c'è un limite. Spero bene. Ed è stato superato, Vittorio, il limite stato superato. Secondo te riuscirà questo Parlamento con tutti i casini, guarda, e le fratture che abbiamo registrato e visto? Ha ragione. Io non rinnego mai quello che ho fatto. E sono stato in Parlamento, sono stato sottosegretario, mi hanno cacciato sempre. Ero un corpo estraneo. Mi hanno cacciato da sindaco, da sottosegretario, da assessore, da sovrintendente. Quindi evidentemente ero un corpo estraneo, mi piaceva fare delle cose. Ma ogni volta che vengo invitato in queste settimane mi sento in imbarazzo, perché mi vorrei incazzare, ma non vale neanche la pena di incazzarsi. Cioè, che devo dire? Sono imbarazzato. Allora, la legge elettorale, ti spiego, io ho fatto nei ruoli... ti spiego come si fa. Nei ruoli che ho avuto ho tentato ad agire molto rapidamente, infatti mi hanno subito messo fuori. La legge elettorale si fa in 12 minuti. Ti racconto come si fa. No, te la spiego. Tu o fai il Mattarellum, che già era, okay, e con questo
vince in tutti i collegi la sinistra. Quindi a quel punto fai delle quote azzurre, ogni tanto prendi uno. Oppure fai così, metti una, diciamo, soglia al 40% per la coalizione, per avere il premio di maggioranza, sì, e metti le preferenze per le liste. Sono due emendamenti da un minuto e mezzo. Perché non lo fanno? Perché sono delle teste di cazzo. Cioè sono delle teste di cazzo. Non è che ci vuole molto. Va bene. Semplice. Semplice. Ci vediamo. Semplice. Allora. Due stacchi. Cosa c'è da fare molto? Ci vediamo. 40% e preferenze. So, e cioè, ripartiamo anche da Paolo Barra. Ci vediamo tra poco. Devo andare assolutamente in pubblicità. Dopo Giarda, dopo Bondi, dopo Amato, ecco un altro incaricato a fare la spending review, toccherà Carlo Cottarelli tagliare. Da dove arriva Carlo Cottarelli? Arriva anche lui dal Fondo Monetario Internazionale. Da dove prenderanno i soldi? Non lo so, vedremo che cosa si inventeranno. Intanto noi un qualcosina su questi incarichi che vengono donati con grande generosità e a dispetto delle esigenze del paese reale, beh, ce lo dice questo servizio sui senatori a vita. Senatori a vita, quelli di fresca nomina, la più presente, 9 volte su 207. Come mai? Perché non ci risponde? Erano necessari 13.000 euro al mese per non venire neanche alle sedute, senatrice. È mercoledì 2 ottobre, giorno in cui si vota al Senato la fiducia al governo Letta. Proviamo a telefonare al Senato per sapere quali senatori a vita sono presenti in aula. Pronto? Sì, sono l'Assemblea Senato. Sì. Allora, ci sono Rubbia e Monti. I 7, soltanto loro 3 sono presenti in aula. Esattamente. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 30 agosto scorso ha nominato 4 nuovi senatori a vita. Il maestro Claudio Abbato, l'architetto Renzo Piano, il professore Carlo Rubbia e la professoressa Elena Cattaneo. Consultando il sito del Senato, infatti, alla pagina riepilogo presenze, si evince che dalla data della loro nomina ci sono state ben 22 sedute con 207 votazioni. C'è chi li ha soprannominati i 4 senatori fantasma. Perché? Abbado Claudio, presenze 0, votazioni 0. Rubbia Carlo, senza considerare quello odierna, presenze 0, votazioni 0. Piano Renzo, presenze 0, votazioni 0. Cattaneo Elena, presenze 9, votazioni 9, esclusa quella di oggi. Un secondo solo, professore. Io volevo sapere com'è che vi siete fatti vedere solo oggi. Non siete mai venuti a Roma, mai venuti al Senato. Un paio di volte. Sì, ma ci sono state 207 sedute. Più oggi 208, lei è venuto solo oggi. Senta, lasci perdere, non ho risposte da fare. Mi lasci tranquillo per piacere. Solo una battuta. Siamo in un momento di grande crisi. No? Voi prenderete dai 9 ai 13 mila euro, vi hanno ribattezzato fantasmi. Senta, mi lasci per non essere neanche presenti. Possiamo stare dentro qui. Professore, in questo momento era necessario una spesa di quasi 1 milione di euro in più all'anno, perché questo costate voi. Questa è una domanda che non lo deve domandare a me. Ma perché è stato nominato senatore a vita e poi non viene in Senato? Ma lei non è vero che non venga. Guardi, abbiamo i numeri del Senato, lei non è mai venuto, è la prima volta. Moltiplicando la cifra per 4, aggiungendo il costo degli uffici, gli spostamenti e le tasse, i 4 senatori ci costano circa 1 milione di euro all'anno. Era proprio necessario spendere circa 1 milione di euro all'anno per 4 senatori assenti? C'era Vittorio Sgarbi che... No, sono persone intelligenti e apprezzate e per la loro dignità dovrebbero dimettersi. Non si possono permettere di non andare... No, lo dico per loro, non per la politica. Non ti puoi permettere di... il reddito del mio amico Renzo Piano è 65 milioni di euro all'anno. Denuncia, quindi non so, potrebbe dire faccio il senatore a vita gratis, do i soldi agli operai che non li prendono, ma almeno un gesto, se non vuoi non andare mai ci vai a costo zero. Secondo me poi si dovrebbe. Poi voglio andare. Dire anche una cosa che tra le mitologie come la legge elettorale, cioè, ma come ti pare che vada l'economia della Svizzera? Bene, bene. E quella dell'Inghilterra? Bene.
e hanno l'euro. Dipende dalla, ma non capisco perché c'è questa mitologia, c'è la mitologia di Letta, la mitologia dell'euro, la mitologia di tutto quello che deve essere uguale agli altri. Vuoi essere diverso? Siamo l'Italia? Voglio dire un'ultima cosa, c'è un modo di governare. Ti ricordi cos'è stata la Chiesa fino a 4 mesi fa? È arrivato Francesco I. Ha dato la prova che si può cambiare velocemente, con idee nuove, con una visione nuova. Non con Cicchitto, Quagliariello, Alfano, ma non però, perché loro... Scusa, Bisogna, allora, bisogna cambiare gli uomini. Siccome adesso, c'è un'altra strada. Adesso, per amore del cielo, anche a me piace Francesco, Papa Francesco. Beh, insomma, tutto ha dato un segnale, poi anche lui ha dato dei segnali, basta, Ha dato dei segnali. Però intanto Comunione Liberazione ha organizzato la corrente di Maurizio Lupi. E questa cosa qua, in una chiesa... Una corrente? Beh, certo. Fresca, freschissima. Sarà fresca, freschissima, però c'è dietro Comunione e Liberazione. Beh, cosa c'entra il Papa, scusa? C'entra, perché Comunione e Liberazione, secondo ma me... Ma non dipende il dal Papa. Dove... No. C'è Formigoni. Ma io non parlavo di quello. La chiesa non può secondo essere... Me... Io secondo sto semplicemente dicendo che un uomo che ha visto cosa ha fatto con lo IOR, cioè ha cambiato gli uomini, ma mi devi spiegare i ministri che io abbiamo. CL in politica non la voglio più, basta. Eccolo, vabbè, ovvio. CL che dà, CL che ti dice a Maurizio Lupi, vedo lì, uno, che cosa deve fare, cosa non deve fare. Ma lui ha cacciato alcuni, mi devi spiegare cosa fa il ministro D'Alia? Ma non lo so, ma non, per me potrebbero andare allora, tutti a casa. Allora, sto dicendo esattamente che se non hai persone la cui intelligenza, capacità di comprendere la realtà è alta, non potrai fare niente, un governo vale l'altro. Siamo senza ministri. Allora, sono un governo vale l'altro? La risposta è sì. Lupi. Arriviamo di nuovo a Paolo Barnard. Paolo, un governo vale l'altro? Sì, abbiamo parlato prima della sterilità, dell'inutilità di certi governi rispetto ai problemi che abbiamo raccontato e che raccontiamo tutte le volte, perché ci sono dei trattati. Esatto, adesso parliamo del grado di impotenza a cui sono ridotti i pupazzi della politica di Roma. Allora, sapevate che il governo italiano non può presentare la legge di bilancio al Parlamento italiano se non la prima presentata alla Commissione europea, e se la Commissione europea obietta qualcosa al bilancio italiano entra in azione una procedura chiamata Preventing Macroeconomic Imbalances, che concede alla Commissione europea ampi poteri di intervenire sulle nostre politiche del lavoro, ascolti la CGIL, sulla tassazione, sullo Stato sociale, sui servizi essenziali e sui redditi. Un altro trattato che più potente delle leggi nazionali italiane è l'Europact, che dice che la competitività in Italia è giudicata solo in rapporto al contenimento degli stipendi e all'aumento della produttività, con gli stipendi pubblici che devono essere tenuti sotto controllo per non danneggiare la competitività. La sostenibilità del debito pubblico italiano è giudicata solo dalla spesa in sanità, Stato sociale e ammortizzatori sociali. Le pensioni e gli esborsi sociali devono essere riformati allineando l'età pensionistica all'aspettativa di vita. Poi c'è il Trattato di Lisbona, altro trattato più potente delle leggi italiane, toglie il potere di veto al nostro Parlamento in 68 settori dove deciderà l'Unione Europea. Il Parlamento italiano dovrà fare gli interessi dell'Unione Europea prima che quelli dell'Italia. Poi è vietato scioperare se lo sciopero ostacola il libero movimento dei servizi. Infine, ciò che viene deliberato dalla Corte Europea di Giustizia, si sappia, ha precedenza sulle nostre corti, sulla Cassazione, e sarà persino vincolante sulla Costituzione italiana. Poi c'è il Fiscal Compact, più potente delle leggi italiane. Il governo è tenuto a mettere in Costituzione il pareggio di bilancio, cioè l'impoverimento automatico di 60 milioni di italiani, quello che ho chiamato l'economicidio di prima. Se il governo non arriva al pareggio di bilancio, sarà sottoposto alla procedura del deficit eccessivo, dove sarà Bruxelles a dettarci punto su punto cosa fare, esautorando tutto lo Stato italiano, pena multe da 2 miliardi. Secondo il Fiscal Compact, l'Italia dovrà chiedere, attenzione a questa, l'approvazione alla Commissione europea, e deve chiederla già oggi, prima di emettere i titoli di Stato. Il Trattato di Maastricht, in ultimo, ci ha imposto la moneta euro, che l'Italia non può emettere e che deve chiedere in prestito ai mercati dei capitali privati. Questo fa sì che Roma sia ricattabile dai mercati al 100% se vuole finanziarsi anche di un solo euro. E questo spiega i volti terrei al Ministero del Tesoro, come quello di Fassina, ogni volta che in Italia si parla di spendere 2 soldi in autonomia dal diktat dei mercati. Il Fassina che ha abbandonato L'Aquila, distrutto dal terremoto, per non osare aumentare
aumentare la spesa pubblica dello 0,3% del PIL italiano, quando i francesi se ne fregano ampiamente, lo hanno detto alla troica, quando gli olandesi se ne fregano altamente e sforano tranquillamente i limiti. Ok? Allora, e qui finisco, si rassegna disoccupazione italiana, soprattutto quella giovanile al 40%, tutti figli di Monte e di Letta, si rassegna la sanità strangolata, le aziende senza crediti, il crollo dei consumi, della produzione, del PIL e il 16,6% degli italiani che oggi mangia una sola volta al giorno. Paolo, tutto questo è nero su bianco sui trattati che tu hai citato. Esatto, ogni singolo trattato. Allora, visto che Barisoni prima... No, prendo con favore che anche Barnard ha scoperto che siamo in Europa. Oggi, ieri, cioè queste cose. Il trattato di Maastricht, lei ha fatto un minestrone che io trovo intellettualmente criminale. Perché deve dire tutta la verità. Deve dire che se usciamo dall'euro, il debito italiano si moltiplica per 100, cioè quella che sarà la nuova lira di fango, che tutte le importazioni e l'inflazione importata, che significa benzina, gas, non significa cose... vanno a 10 volte, aspetta, deve ricordare, è comodo dare la colpa sempre agli altri, lo sport italiano più diffuso, la colpa era del governo prima dell'euro dell'Europa. Allora, senta un attimo, il trattato di Maastricht, a quando risale il trattato di Maastricht, visto che lei sa tutto? 1993. Allora, nel 93, lei ha sentito una critica sul trattato di Maastricht fino adesso? No, l'euro andava benissimo quando l'economia cresceva, a debito, perché noi l'abbiamo fatta crescere a debito, nessuno si lamentava. Un secondo, noi siamo stati commissariati, io sono d'accordo con te. Io non sono, siamo stati commissariati, sai perché? Perché siamo arrivati in Europa. Ci sono state poche persone che hanno cominciato a parlare dell'euro in termini critici e sono stati messi alla porta dai grandi giornali, perché era impossibile parlare male dell'euro. Guarda, te lo posso dire perché ho anche scritto contro l'euro e venivo trattato come un pagliaccio e poi alla fine la verità è che l'Europa ha ridotto l'Italia sdraiata, eravamo considerati dei matti. Perfetto. Ma scusami, tu pensi che leviamo l'euro? Ma Barisoni, scusi, no, chiedi, posso rispondere un attimo? L'amministrazione scompare, la classe dirigente politica italiana scompare. Ma scusatemi, tutto si sistema. Chiediti perché la Francia può fare quello che noi non possiamo fare. È all'interno dell'euro. Ma perché l'Irlanda ce l'ha fatta? Per la semplice ragione. Che il loro debito pubblico è assolutamente inferiore. Va bene, dai. Per la semplice ragione che nel 2007, nel 2008. Va bene. Non hanno firmato per assumersi il pareggio di bilancio in anticipo. Ad alcuni punti va risposto. Neanche i greci sono voluti dare. Berlusconi. E dal 2014 ce l'avremmo obbligatoriamente il pareggio di bilancio. La saga della demagogia, va bene. Il 2015 allora, Paolo, avremo il fiscal compact con 50 miliardi l'anno da restituire, che non basterà il pareggio di bilancio. Dal 2015 dobbiamo restituire 50 miliardi l'anno. E te lo dico io. Allora, e un governo va a Bruxelles e dice: io il fiscal compact non lo firmo. Ma l'abbiamo messo in Costituzione. Ma se siamo andati contro i Monti Berlusconi in ginocchio, l'abbiamo messo in Costituzione. Allora, Paolo, ma iniziamo a fare le persone serie. Andiamo a Bruxelles. Blocchiamo a livello parlamentare. Siamo il terzo paese europeo. Scusami. Chi ci deve andare? Scusa, Mario Monti. Una classe politica con le palle, se si può dire. Una cosa che sempre si Sacco Manni, che è stato scelto da Mario Draghi? Chi ci deve andare? Chi ci deve andare? Saccomanni, che è stato scelto da Draghi? Deve andare un qualcuno, Gianluca, o magari un premier come Letta, che è stato messo lì da Giorgio Napolitano esattamente per fare queste cose? Ma chi ci deve andare? Di una classe politica con le palle. Scusami, proprio Saccomanni, perché conosce perfettamente quello che hanno ottenuto altri paesi ed ha lavorato per l'FMI. Tutto andrà meglio. Saccomanni è un contabile, dai. Ma non è solo un contabile, viene dalla Banca Italia. Usciamo dall'euro, si troverà. Che ha delle competenze e che può utilizzarle bene a favore dell'Italia. Barisoni, lei non ha... Inginocchiandosi all'Europa. Finora ci siamo soltanto inginocchiatela. Paolo. Barisoni, lei non ha la più pallida idea né di cosa sia un debito pubblico né della storia del debito pubblico italiano. Allora, la balla secondo cui... Aspettate, la balla secondo cui il debito pubblico italiano è esploso con Craxi e Forlani è una bugia smentita dall'Istat ed è una balla pedalata in Italia da Marco Travaglio, che d'economia non capisce niente. Il debito pubblico italiano è esploso dal 100 al 138% con i governi tecnici del dopo Tangentopoli, culminando con D'Alema. Prima cosa, un debito pubblico
un debito pubblico, caro Barisoni, essendo un debito deve avere un corrispondente credito. È il debito di un ministero del tesoro che corrisponde al credito di cittadini e aziende. Era il debito negli anni 80? E semplicemente lo sforzo del debito è il positivo dei cittadini e delle aziende italiane. Allora, scusate, no, non ci sovrapponiamo. Non ci sovrapponiamo. Prima dell'euro l'Italia era la prima potenza industriale d'Europa secondo i dati della Banca d'Italia e aveva un surplus delle esportazioni. Dopo l'euro l'Italia è la penultima potenza industriale e la Germania, che era in rosso nelle esportazioni prima dell'euro, adesso ha un surplus delle esportazioni molto forte. L'economia va studiata, i dati vanno studiati senza pregiudiziali ideologiche. Se fosse colpa dell'euro la condizione nostra sarebbe di tanto questi secondo me saranno gli argomenti, con cui porteremo veramente il dibattito politico, perché Berlusconi anti-Berlusconi, ma qui lo facciamo sempre, oggi ci siamo attardati sul Berlusconi anti-Berlusconi, è un'eccezione alla regola della gabbia perché di solito parliamo proprio di Europa e di euro, lo facciamo da una posizione critica. Dottor Paragone! Quindi è abbastanza d'accordo. Stavamo andando bene, buonasera Italia! Cosa, Provettoni? Dottor Paragone, ci vediamo tra poco, ma vorrei ricordare al mio amico Vittorio Sgarbi che prima diceva che lo hanno cacciato ovunque, ha ragione, ma vorrei ricordargli che mia moglie non lo ha cacciato ma mai! Abbiata! Allora, ci vediamo tra poco con Carcarlo Provettoni e con Eugenio Finardi, a tra poco! Vuole un nuovo umanesimo che ci faccia capire perché siamo così violenti. Siamo una noi, la scimmia assassina, siamo noi, Caino. Con le più nobili motivazioni, con i migliori intenti, dobbiamo accettare finalmente che un animale con onestà lo dobbiamo studiare, con affetto dobbiamo capire che siamo dominati dagli istinti. E noi li chiamiamo sentimenti e i nostri nobili motivanti sono ombre evanescenti. No! Questo è il futuro che sognavo quando ancora avevo un futuro da sognare. Nel mondo che vorrei il Presidente della Repubblica Italiana, se vuole fare e se vuole pilotare i governi, deve farsi eleggere. Nel paese che vorrei la Chiesa non organizza correnti politiche. E quindi o Papa Francesco controlla comunione e liberazione, oppure si risparmi di apparire come un Papa nuovo. Nell'Italia che vorrei non sarebbe possibile che una sola famiglia possa comprarsi l'Ital Cider, che era di tutti noi. Non ci investa una lira, avveleni un'intera città e alla prima contestazione tolga il pane a 1400 famiglie. Nel mondo che vorrei non c'è spazio per quel politicamente corretto che illude gli italiani sull'uscita dalla crisi, mentre l'unica cosa che interessa è salvaguardare la propria rendita di potere. Quello che abbiamo visto in queste ore, da qualsiasi parte la si voglia guardare, è la parodia di un paese serio. E quelle macchine per alleviare il sudore che il lavoro non doveva rubare, è già sorto il sol dell'avvenire e brucia da morire. No! Non è questo il futuro, non è questo il futuro che sognavo quando ancora avevo un futuro da cantare.
Allora, Eugenio, ti tocca sentire scemo matricolato. Fermo. No, no, cosa sta facendo? Carcarlo, si può sapere? Buonasera a tutti, un saluto al pubblico a casa, al pubblico in studio, un bel applauso! Buonasera, Carcarlo Bravettoni! Scusate! Senta, allora... La piantiamo con sti fucili, con sti caccia? Stavo sparando alle colombe, se permette. Cosa c'entra? Ho già fatto fuori 3 senatori. Ma prima ho visto uno vestito strano. Pensavo fosse Formigoni. Colomba? Gli ho sparato. Era Oscar Giannino. Ma per favore. In piena fronte, stecchito. Allora, io l'ho capito. Oddio. Lei ce l'ha con le colombe, sì, lei ce l'ha con le colombe, però alla fine Berlusconi l'ha votata la fiducia Letta. Ma che c'entra? Che c'entra? Che male c'è? Anche lei, paragone, mi sta sulle balle, ma mica la sfiducio. Vabbè. Comunque, è un altro discorso. Vabbè, comunque fino a ieri Berlusconi era dell'idea opposta, aveva detto questi si devono dimettere, basta. Sempre a mettere i puntini sulle i. Vabbè. Non è che adesso possiamo fare quello che diciamo veramente. Come no, scusa. Un po' di serietà, viva Dio. Un po' di serietà sarebbe il contrario, vabbè. Ma vogliamo scherzare? Ha fatto tutta sta pantomima per che cosa? Così, per rompere un po' le palle. Ci siete riusciti. Per spiazzare, no? Vabbè. Ma vuol mettere il divertimento, Silvio prima ha detto una cosa e poi ha fatto il contrario. Beh, un genio della politica. Sì. Infatti. Ha pensato, voglio proprio vedere come si giustificano quei salami. E infatti è successo un casino oggi. Sai le risate. Oh, lo sa, Gasparri non ci capiva più niente. L'hanno visto per le vie di Roma che si mandava a fanculo da solo. Grande! Bravo Gasparri! Per non dire Brunetta oggi che le ha dette tutte. Comunque non è facile giustificarsi, Bravettoni, dai. È che Silvio ha visto che Alfano in difficoltà non riusciva a cavarsi da una situazione complicata l'ha voluto aiutare. Ah, l'ha voluto aiutare, ma tu guarda. Ha detto Alfano da solo non riesce nemmeno a tradirmi. Bisogna che mi tradisca da me stesso. Va uomo generoso. Bravo, vabbè. Silvio! Vabbè, bravo. Un sacco di gente del PDL. Guardi, lei non so se lo sa, ma un sacco di gente del PDL era prontissima a mollare Silvio Berlusconi. Lo so. Non c'è più la servitù di una volta. Vabbè. Se ne volevano andare un po' tutti, pensi, anche Dudu. Ma che c'entra Dudu, dai? Anche Dudu se ne voleva andare. Dudu ha detto: se si toglie il guinzaglio a Alfano me lo tolgo anche io. Ingrati, non si fa così. Senta, ha sentito? Li chiamano gli scissionisti, sì, li chiamano. Sì, ho sentito, come chiamano i camorristi. Sì. Vabbè. E qui devo dire che io non tollero che si infanghi così una nobile istituzione come la camorra, sporcandola con la politica, vergogna! Ma non non gli andate dietro, nel piacere, dica scemenze, Bravettoni, dai. Non dica scemenze, su. E che dire? Che dire? Se non devo dire scemente, possiamo salutarci qui. anche questo dai, è vero, Bravettoni. Paragone, mi dica che sostanze ha assunto stasera. La vedo dai, allora. E devo dire che però, che ci abbiamo provato a convincerli. Ah, sì? Sì. La Sant'Anchè ha detto ad Alfano, se vuoi la mia testa, prendila. È vero, gliel'ha detto. Tanto a me non serve un cazzo. Ma applausoni! Vedo che lei stasera è in vena, Bravettoni. Con tutto quello che abbiamo fatto per loro. È vero. Mi ricordo Alfano, quando siamo andati a prenderlo lì al canile municipale. Ma che c'entra il canile municipale, dai! E qui mi commuovo! Ma dai! Era lì, poverino, tutto da solo, che si leccava una zampetta. Ma dai! Sì. Gli abbiamo dato una ciotolina di latte. L'antipulci. Ma ad Alfano, ma dai! E adesso era pronto a pugnalarsi alla schiena! Ma non dica cretinate! Bianco! Ma cosa farete voi adesso? Voglio dire, confluirà anche lei in Forza Italia? Confluirà? Prego?
No, dico, confluirà anche lei? Sì, confluo. Sì. Vabbè. Entrerà anche lei. Come forse parla strano lei? Faremo la nuova Forza Italia. Sì. E qui mi faccio serio e solenne. La nuova Forza Italia. Sì, solenne. Sì. La Forza... La FI2. Ma che la FI2? Tanto il programma è quello sempre di Gelli. Ma... Un grande Gelli, eh? Accicchitto, però questa volta la tessera non gliela diamo! Non gliela così diamo. Impara! Così impara, vabbè. Comunque mi sa che non ve l'ha neanche chiesta perché lui non ci vuole entrare. Lui ha detto, non ci voglio entrare in quel partito di estremisti. Pravettori, anzi, qualcuno dice che Forza Italia vuole essere l'alba dorata, lo sa? Sì, è vero. Faremo alba dorata. Sì. Anzi, visto che c'è Silvio, faremo alba pelata! Che battuta! Una battuta amichevole per l'amico Silvio! Oh, oh, oh! Se ci va, ci faremo anche alba parietti! Ma non dica cretinate! Non dica cretinate! Dai! Travettori, dai che tardi! Dai che tardi! Avanti! E allora? Allora, lei è diversamente berlusconiano? Concludiamo. Ma che cosa vuol dire? Cosa vuol dire diversamente berlusconiano? Cosa vuol dire? È come se uno torna a casa e trova la moglie a letto con un altro? Dice, cara, ma che fai? Mi tradisci? No, sono diversamente fedele. Sei diversamente maiala, altro che... Evviva! Un saluto! Cosa vogliamo? Allora, vabbè... Un saluto a Carcarlo Pravettoni, che come sempre fa l'imprenditore a suo modo. E Eugenio, scusaci, che cosa vogliamo dire? Ringrazio e saluto Eugenio Finardi. Ringrazio tutto il pubblico, ringrazio gli operai della Agfa. Abbiamo raccontato anche le loro storie in una giornata politicamente particolare, però... E questo è il paese a cui dobbiamo dare retta, perché se non risolviamo le storie dei lavoratori, se non capiamo il paese vero, questo paese non va da nessuna parte, a prescindere dalle capriole politiche. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Buonanotte.